E quello che state ascoltando è Fumble. Fumble GDR è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano di persone vive esatto. Che ci trovate su QWERTY.it e su FumbleGDR.it. Vive biologicamente, cerebralmente non è detto. No, infatti io assolutamente. Ma ora non è detto, guarda Roberto per esempio, non è detto che sia vivo e vegeto. Ci potete sentire e vedere su Spreaker e su Facebook in diretta. Se non ci state ascoltando in diretta, sappiate che settimana prossima potete farlo in diretta andando su Spreaker o su Facebook, la nostra pagina. Spreaker è una piattaforma di distribuzione di podcast, nonché un'app per cellulare, quindi non importa dove non siete, non costa niente, ci potete ascoltare, è tutto gratis. Ma se volete donarci dei soldi per migliorare il nostro equipaggiamento, le birre, e prendere del loot, le birre adesso arrivano. Non è che stai giocando con i primi gente che pettina le bambole qua, comprare manuali nuovi, comprare nuovo equipaggiamento, potete andare su fumblegdr.it e nel footer c'è un bel tastone dona o diventa socio. E grazie anche a coloro che ci mandano sempre cibo, di solito è sempre pieno di alcol anche il cibo, però va più che bene. Non lo dire troppo forte. Sono dettagli. No, perché è legale spedirlo? No, non è illegale. Ma è legalissimo, spedite. Ma con sigarette di contrabbando sono a posto. Ecco. Armi. Continuiamo a giocare a La Leggenda di Cinque Anelli. E a questo proposito io chiederei a questo punto di fare il riassunto a Roberto, che è sicuramente quello che si ricorda meno. A Gianni, io sono quello che ha partecipato di più all'ultima puntata. Fin troppo. Non posso passarlo a Gianni? No, non puoi passarlo a Gianni. Rinuncio a 2 punti esperienza se lo fai. Eravamo in viaggio e in poche parole abbiamo deciso tutti quanti insieme che non abbiamo idea di quello che vogliamo fare, abbiamo elaborato svariate teorie fino a decidere, alla fine non ho idea di cosa abbiamo deciso, cosa fare. Mandare 2 lettere. Ah, giusto, è vero, siamo arrivati alla città, quella del territorio della Fenice. Dopo altre settimane di viaggio dove io rompevo le scatole tutti i giorni cercando su quello di... che è il piano, esatto, sì, l'unica domanda quale ma fosse il piano. Fatto piano? Sta che nonostante le mie, purtroppo questa cosa per tutti quelli che ci ascoltano, nei giochi di ruolo è difficile da far trapelare, perché ovviamente noi non abbiamo potuto fare 2 settimane di viaggio. Perché fidatevi, se ci fossero state veramente 2 settimane di viaggio con uno che tutto il giorno ti diceva del piano, o veniva ucciso oppure si faceva un piano, cosa che non è stata fatta neanche nell'arrivare fino alla serve città. Per poi fare altre cose, cioè, esatto, no, il piano serve a tante cose, ma di solito purtroppo non si fanno mai seriamente. E quindi siamo arrivati nella città senza nessun piano, fino a che facciamo delle lettere in cui una a corte, una nella taverna, le facciamo spargere la voce di quello che è successo, qualcuno abboccherà cercando di zittirci, perché il tizio probabilmente è qui. Questo è stato il piano che abbiamo elaborato, 5 samurai d'eccellenza in un mese di viaggio. E ovviamente non è andato bene nulla di quello che abbiamo pianificato. Esatto. Come è giusto che sia. Perché una delle lettere... qualcuno intanto ha scoperto di questa cosa, ha abboccato, è andato a parlare con un certo ragno che sembra il capo spia della città o qualcosa del genere. Xiang, facendo molto ninja sui tetti, è riuscito a scoprire questa cosa. Il tizio ha in qualche modo o sostituito o preso, e in qualche modo interagito con la pergamena. Mentre non si sa perché gli è stato fatto fare, ma fa niente.
Fino a che alla fine, tra scuse implausibili davanti al tizio, no, litighiamo, facciamo finta di non conoscerci, non ci conosciamo, è andato tutto in malora, non sappiamo chi abbiamo fatto abboccare. Fatto sta che Xiang è da solo al porto. L'oste ha preso la pergamena che gli è stata data da... Falsa. La pergamena falsa. Che gli ho dato io, cioè quella, dato quella sostituita. Che gli ha dato Ida. E niente, in poche parole si sta, sembra il momento in Ocean's Eleven di quando sembra che vada tutto male, sembra che vada tutta male, tutto male, ma visto che non è un film andrà male. Comunque la scena più bella è stata quando io sono uscito dalla porta, sono bussato al, esatto, al granchio, avete fatto finta di non conoscervi e lui mi ha aperto dicendo: cosa fai? Che cosa vuoi? Vabbè. Anche tu gli hai dato, smettete di far casino voi col sake e bla 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 bla. E a questo punto, diciamo solo la situazione dei personaggi ora, ecco, è bravo. Il Xiang al porto, perché è andato al porto? Umon a cercare, per andare Umon a cercare Umon. In realtà al porto... Umon è disperso fin quando dal giorno prima noi gli abbiamo detto: oh, vai a vedere che stanno facendo di losco quei due tizi. Infatti due c'era tizi qualcosa di losco nel porto. Sì, vabbè, era qualcosa di losco, magari un traffico di armi o chissà cosa, droghe. C'erano comunque, due leoni che comunque Umon è andato a spiarli, non è più tornato durante la notte. Xiang è andato a cercarlo al porto questa mattina. Kitsune è ancora in taverna. Io praticamente sto correndo. Isawa sta andando dietro all'oste con la falsa pergamena. E Ida e Kakita sono nella loro stanza. Esatto, sbronzi. E ora, tu, con due boccine. Tu hai mischiato tutte le bottiglie della locanda. Ho mischiato tutti i contenuti di bottiglie e barattoli della locanda. Non ho rubato niente. Esatto. Così, anzi, gli ho messo anche io qualcosa. Tipo una bottiglia era vuota, ci ho versato io. Un po' no, di acqua. No, diciamo, non sappiamo cosa. Stavo pensando tutto il tè al limone. Ecco. Non dite degli Yellow Snow. Grazie dell'immagine, è molto gradita. Urenda. Molto urina. In poche parole c'è Kitsune nella locanda con le gambe sul tavolo, svaccata all'indietro, una maschera che si dondola un attimo sulla sedia. Uno dei kami dell'etere ci fa sapere che ci ha dimenticato l'altra volta di dirci che la famiglia Matsu mi fa venire in mente culo il napoletano. Umatsu Dan. E quindi Matsuo, se dici Matsuo è un grande culo. Tra l'altro, cito a proposito questa cosa, esiste uno che legge il futuro toccando le chiappe degli altri. Beh. Se capire, veramente. Che bello. Magari fa parte della famiglia Matsu. E scusa se Puku. Esatto. E dopo queste battute tristissime possiamo iniziare. Questo sarà il momento con questo intrattenimento di qualità. Esatto. Dadi, bravo. E comunque fischietto. I dadi sono nel solito sinistra. Cassetto. No, quello sotto. Sto parlando. L'altro sotto. Ti regalo il sacchetto dei dadi del granchio. Guarda che bello. Sto cazzeggiando con il mio amico Kami della Terra. Svaccato sulla sedia. Io ho i soliti illeggibili dell'altra volta perché ho fatto 3-10, evento storico. Faccio tintinnare i sonaglietti sulla maschera. Ecco. Mentre tu fai tintillare i sonaglietti sulla maschera, noi ci dedichiamo per un secondo a Xiang. Che è andato verso il porto alla ricerca di Umon, che è scomparso ore prima. La notte prima. Ed è parecchie ore, infatti, che non torna alla locanda. Il porto è un posto ovviamente estremamente affollato. E c'è un grande viavai di gente, ci sono diverse navi che sono attraccate ai moli, quindi riuscire a dare un'occhiata veloce per trovare Umon non sarà una cosa facile. Però, se vuoi, puoi iniziare a fare una prova di investigazione. Così a caso girando, ok. Se hai delle idee migliori... L'idea migliore era rimettermi sulle tracce ieri sera del leone. Cercare di ripercorrere i possibili luoghi dove è andato con le informazioni che avrei recuperato da quei due tizi del leone. Perché se dovevano fare un incontro segreto, avevo più o meno capito la zona del porto, almeno quella che avevano descritto, chiedo un giro, cerco di recuperare la location... Mm-hmm. E dirigermi appunto in quel posto per iniziare le ricerche là. Meglio che a caso in tutto il porto. In questo caso cosa tiro? Investigare? È sempre perché... investigazione. Cominciamo. Però okay.
Quanti 10 hai già tirato? Uno. Uno solo. Dalle... E gli altri sono tutti 33. 8. Allora, guardandoti un attimo in giro, riesci un attimo a rifare mente locale a quello che si erano sussurrati i due leoni al tavolo. E aggiungo un appunto, circa anche se ci sono state risse, se venti strani quella notte, in quella zona. Allora, chiedendo un po' in giro, anche perché essendo tu monaco la gente è abbastanza ben disposta nei tuoi confronti, scopri che dei tafferugli nella notte ci sono stati e che alcune persone sono state arrestate. Scopri anche che qualcuno della guardia cittadina sta cercando un gruppo di persone arrivate di recente in città. Il gruppo è formato da 6 persone, che quelli che stanno cercando non sono tutti samurai, ma alcuni di loro lo sono. Gli altri potrebbero essere le loro guardie del corpo o dei servitori che vanno appresso. E stanno iniziando ad appendere anche dei non sono proprio dei manifesti perché non hanno dei ritratti, però stanno mettendo delle taglie in giro. Ok. In più, cercando quel nello specifico dove è probabile che fossero andati i leoni, vedi che il molo che ti ricordavi avessero indicato come quello dove trovarsi è stato chiuso dalle guardie cittadine. Un appunto. Gli avvisi d'Italia, chiamiamoli così, sono stati dipanati prima della notte? C'era una notizia che è girata? No, è di stamattina. Di stamattina, ok. Allora, detto ciò, siccome non hanno idea, ad un monaco non sospettano, cerco dov'è il posto di guardia dove potrebbero aver portato quelli che hanno catturato ieri sera. Perché si può desumere che le celle saranno nel seminterrato sotterraneo, hanno le grate di solito per dare un po' di luce e aria. Cerco quel posto tramite le grate se vedo Umon. Allora sì, le prigioni ti vengono indicate, ma ti viene anche detto che in questa città, ma è una pratica abbastanza comune, esistono due prigioni diverse, quelle per la gente comune e quelle per i samurai. Quelle per i samurai vengono in genere tenute più vicine al palazzo del daimyo o di chi comunque gestisce la comunità, anche per rispetto verso i samurai, che per quanto presunti colpevoli sono pur sempre nobili e quindi non si possono mischiare con il resto della popolazione. E quindi per arrivare alle prigioni dove è presumibile che abbiano eventualmente portato Umon e gli altri due leoni, nel caso ti devi avvicinare al palazzo del daimyo di questa città, che è nella parte più interna della città. Voi eravate non in quella esterna, eravate già oltrepassati il ponte. Va bene, diciamo è nella città alta. Ah, conoscendo Umon però potrebbe essersi fatto passare per un popolano per non rischiare di far saltare la copertura e farsi catturare come samurai. Perché è più facile per uno scorpione evadere da una prigione popolare che da una prigione per samurai. Anche questo è vero. Quindi per cui vorrei andare alla guardia cittadina e chiedere se posso vedere i prigionieri, perché sono alla ricerca di un detenuto che mi è stato indicato in questa zona, che aver con me un contadino che ha commesso un reato e che si è rifugiato in questa città, e chiedo se è possibile di vedere questi detenuti. Anche in compagnia di una guardia, ovviamente, nessun problema, non faccio pressioni, se me lo negassero direi. Anche se non li fai esplodere. Esatto.
Ok, sì, per farti vedere i detenuti della prigione popolare nessuno ti fa storie, perché sono il popolino, non interessa quasi a nessuno. E vieni portato nelle prigioni e ti aspettavi qualche cosa di meglio, nonostante fossero le prigioni della gente comune, ti aspettavi dalle fenici un trattamento migliore comunque di quello che riservano ai detenuti di questa prigione. Perché le prigioni della città dei ricordi sono praticamente degli stanzoni enormi in cui i prigionieri vengono buttati tutti insieme, uomini, donne, bambini, vecchi, malati, non importa, feriti, sono tutti buttati dentro questa stanza gigantesca, mm-hmm, dove ti rendi conto che i più forti hanno già iniziato o hanno fatto da parecchio tempo ormai delle gang interne alla prigione. E infatti vedi che le donne cercano di stare tutte in un solo posto per non infastidire alcuni degli uomini che ci sono. I vecchi sono stati buttati in un angolo e vedi che alcuni sono stati malmenati parecchio. Senti delle urla qua e là che vengono dalla stanza e ad occhio conterai più o meno un centinaio di prigionieri all'interno dello stanzone. Ok. Senza cercare di fornire una descrizione, io cerco di vedere se lo vedo. Ok, fai... Io so che è difficile, ma non voglio dare indicazioni di sesso, età... Nome di sicuro no. Fai una prova di investigazione. Nomi, cose, animali eccetera. Però devi arrivare a 35 per beccarlo così al volo senza chiedere nulla a nessuno. Beh, un 10 c'è. Il de minimis. Non ce la faccio. Kirin? 25. Non te l'ho detto, dimmi tu. Stai. Era 25. Un altro 10 l'hai fatto. Sì, ma se non fa un altro 10. Siamo a 22. 28. 28. Migliorato leggermente. Un po' meglio, ma no. Lui non lo trovi. Ma sei anche sicuro che nessuno dei due leoni sia stato portato qua, perché loro erano abbastanza... Ma i leoni non mi aspettavo bene. Erano abbastanza vistosi e non sono stati trascinati qua dentro. Di questo sei sicuro. Sarebbero saltati subito all'occhio. Ringrazio la guardia cittadina e mi congedo. Mi avvicino verso la parte alta, però stavolta cerco di celare un po' di più le mie vesti, quindi se c'è verso passo in un negozio di vestiti del popolino per comprare un saio da monaco. Ok, sì, beh, quello non è un grosso problema. Al massimo l'unico problema che potresti avere è pagare. Ho tre cose. È dividerli i cocco il problema. Ah, non ci sono i pezzi inferiori? Ci sono pezzi inferiori, bisogna vedere se hanno il resto, se chi praticamente. Se da chi compri uno straccio da monaco hai il resto di un cocco. E come vari Oblivion eccetera, se c'ha abbastanza soldi il tizio puoi comprare. Sì, no, esistono come banche o sì, sistemi di cambio. Esistono. E però se faccio vedere che ho tre cocco, sì, ok, ho capito. Non è proprio l'idea, ma migliore. Sei un samurai, non ti interessa non nulla dei soldi. Non sono. Ah, giusto, sei un mono. No, quindi miri alla povertà. Miri alla povertà. No, perché lui è un monaco del dragone. Quindi ho delle vesti verdi e oro. Quindi è un menù. Sì, esatto. No, è tipo uno dei cattivi di Kenshiro. Sì, no? Sei un cattivo di Kenshiro. No, con la cresta brutta. Sono pelato, quale cresta? Ma sei pelato, ma è presente il gioco di Kenshiro, quello con i pugni, quello ciccione, sì, che gli devi dare i pugni a cerchio. Sì, 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 sì. Certo. È uguale. Era di cuore, già. Allora faccio la vecchia tecnica. Maledetto. Vado a rubare i panni stesi. Non è Monkey Island, Senti, i panni li lavi, i panni li stendi. Prometti che gli porterai i soldi. Se sei onorevole, ti dovrebbero. No, credere. No, infatti lascio un cocu dove rubo. Sì, lo so, è una cosa. Ok. Vabbè. No, no. Non c'è nessuno di noi, per fortuna. Io con la meditazione non devo mangiare. Sì, ma se andavi a dare un cocu al tizio che vendeva i vestiti, gli dicevi tieni il resto. Certo, così mi guardava in faccia e sapeva riconoscermi.
Perché adesso non si sparge la voce che qualcuno ha rubato quei vestiti e ha lasciato un sacco di soldi. Ha capito. Va bene. Io, per maniera onorevole, io non rubo e lascio un corrispettivo. Enorme, ma è un corrispettivo. Questi erano gli unici vestiti che aveva. Non conosce il valore dei soldi. Cazzi suoi in quel caso. Era nudo per due mesi. Vabbè, fatto bene, dai. Ok, con queste vesti inizia ad avviarti verso la città. Usando stealth per evitare, per cercare... Io, se non sta arrivando nessuno, inizio a preparare la colazione. Ok. E voglio fare, tipo, con quello che c'è. C'è qualcosa di decente? Riso, carne, verdure... Non riesco a fare qualcosa al liquore che quindi si espande anche per tutta la locanda l'odore? Tipo un qualche ricetta col sakè? In modo da far spandere l'odore per tutta la locanda. Ti assicuro che anche il maiale sulla brace spande odore per tutta la locanda. Ma io voglio spandere l'odore di alcol. Ah, ok. Ehi, scaldi il sakè. Sì. Vabbè, basta. Però no, per fare una colazione, in qualche modo. Una colazione. La famosa colazione dei campioni. La colazione dei giapponesi. Allora, io adesso, Robè, non ho la minima idea di quali piatti si possano fare con il sakè. Però... immagino che qualcosa si possa fare. Il famoso risotto giapponese sfumato al sakè. Esatto, ho sfumato tanto. Presente, e faccio quello per colazione. Poi se non è una cosa che di solito si fa a cena, va benissimo uguale. Però è un qualcosa che esiste, esagerata dal punto di vista alcolico. Un po' sakè e polpetta di riso. Perfetto. Intanto, Isawa. Tu sto correndo nei segui... Mi sono preso stealth apposta, Isawa. Ok. Col mio camicofono fregato. Il... sono già più forte dell'ultima volta che si è fermata questa scena. Non so come mai. E stai seguendo il locandiere per i... Esatto. Inizia a fare una prova di stealth a questo punto, già che ce l'hai. Vai. Ma non me lo voglio lasciare sfuggire. Quanto servirà? Normale. Cioè, vedo che... Ah, ok. È una città abbastanza... insomma, agitata, non proprio bene, però almeno c'è parecchia gente, quindi non è molto difficile. 15 li ho fatti. Questa minimo è per cosa, per investigare? È il minimo sindacale, no, per seguirlo nella città. Ah, quindi lo sai già dov'è? Sì, perché sì, lo sta già tenendo d'occhio. Sta già seguendo da prima. Lo sta tenendo d'occhio e inizia a seguirlo per i vicoli. Vedi che si tiene lontano dalle strade più grosse pure lui. Qualcuno lo vede, lui? Sì, qualcuno lo vede. Gente del quartiere che conosce, che saluta. Quindi non è uno spettro. Ma ci fanno caso del fatto che sta correndo o sembrano abituati? Ma sta andando qualche parte. Ah, okay. Non sta correndo a perdifiato. No, sta andando a passo svelto. Tranquillo, ok. Sta andando a passo svelto. Milanese in pausa pranzo. Esatto. Che è lentissimo. Quindi... ci riferiscono che si vede tutto bloccato. Pace. Sì, 40 minuti fa, però va bene. Il locandiere cammina un po' per i vicoli. Ogni tanto si guarda intorno per vedere se è seguito. Però prima fai in tempo sempre lontano, sì, a metterti dietro a un angolo, dietro qualcuno che parla per strada. E vedi che arriva fino alla casa di evidentemente qualcuno di abbastanza ricco da avere una casa nel quartiere. Non proprio mobile, alto, diciamo. Però quello al confine con la città. Ok, c'è cioè uno che sta bene un po'. Uno che c'ha i soldi. Ok. Bussa. Tipica espressione Rokugan. Tipica del Rokugan, certo. Bussa alla porta. Vedi che qualcuno apre una fessura nella porta. Si scambiano due parole abbastanza sottovoce. E gli viene aperta la porta. Fagli la domanda che gli vuoi fare, dai, quanto sottovoce. Quanto dai, sottovoce? Si vedeva nei tuoi occhi. Sì, sì, lo stavo già ascoltando. Puoi fare una prova di investigazione per vedere se riesci a sentire o di meditazione se ce l'hai. Ti conviene perché percezione sei una pippa? No. C'hai due. No, vabbè, investigazione... Ah, vabbè, è vero, cazzo. Ma non ho meditazione in questo momento. Ma tanto no, investigare è awareness. Investigare è awareness. No, intelligence. No, perception. No, awareness. Awareness. Ma sì? Allora era sbagliato. Beh, ve lo dico subito. Comunque 3 tirato. E cambia tanto, perché... Sei 12-18. Tira 5, tiene...
Tiri 6, eh? E tieni... No. E tieni qua, e tieni 3. Sì, perché hai 3 gradi. 3, 4, 1, 2, 6, 20. Hai 3 gradi. Perché tanto adesso controlla. Sì, allora, se è awareness, sto pensando hai 3 gradi nel caso... Se è perception l'investigazione. E allora è giusto 5K2. E devi mettere in grazie sulla perce. Ho fatto 2 settimane con quel manuale. Per senso, grazie. Quindi, finito l'ascoltatore ci li ha riportati. E farò un po' di whisky. Kirsch. Ah, guarda, ho fatto 2-10. Ma come io? 19-25. Cioè, prima ho tirato di più e ho fatto 18. Gli dice: ho qualcosa per il ragno. Che cosa? Una lettera che vorrà vedere. Ok, non c'è bisogno di parole d'ordini o altro. Torno indietro. Tanto so dove abita, giusto? Mi sono perso. No, non ti sei perso. Torno indietro tranquillamente e vado da loro. E riferisco. Da loro chi? Ma che buon profumo la locanda! Entri, non c'è nessuno, ci sono solo io che cucino. Che buon profumo! Scusami, Kitsune. Kitsune-san, posso favorire di questa ottima colazione che state preparando? Izawa-san, certamente. E vedi che mi sposto mentre c'è il pentolone lì e con un ventaglio sto sventolando su dalle scale. Izawa-san, se vuole fare sboccare che sa ancora di più di quello che già sta vomitando, e state agitando l'aria nella direzione delle scale, se posso chiedere. Beh, la volpe è sempre molto onorevole verso gli spiriti dell'aria. C'è un motivo se non ha affinità con l'aria. Capisco, capisco. Bene, bene. Cerco di farmeli amici. Scusate se sono dovuto correre via abbastanza in fretta, ma ho voluto seguire. Guardo attorno, non c'è nessuno, neanche il master, quindi io posso fare quel che voglio. Mm-hmm. Mi guardo attorno, siccome non c'è nessuno, dico... Hai speso i tuoi 20 punti void. No, appunto, non lo sa. Ho seguito l'oste fino a una villa, una casa in fondo alla strada. Ed era... Perché avessi dovuto seguire l'oste fino a casa? Perché l'oste gli ha rubato la falsa pergamena. Ah! E quindi ho sospettato che volesse portarla a qualcuno. E così è stato. La casa... Le volpi non sono animali mattutini. Forse è per quello che è sfuggito a questa volpe. Può darsi, può darsi. Se fosse stata notte sicuramente non avrebbe avuto così tanta fortuna con voi. Non ne dubito. Ma comunque in ogni caso è finito nella tela del ragno. Ma soprattutto la volpe si domanda: quale falsa lettera? Quella che abbiamo scritto per portarla a chi, farla trovare a chi di dovere. Ma erano lettere vere. Come? Forse era pergamena quella di cui stiamo parlando. Io risento. Beh, stanno abbastanza cacciaronando di sotto e tu non stai proprio dormendo. Tanto io guardo attorno, c'è no, adesso di questo non stiamo cacciaronando. No, di questo eccetera. No, però... Qualsiasi cosa che invece è dubbiosa, tipo... Ah, ma non erano tutte vere, quella voce alta. Lui aveva preso una lettera, una di queste lettere. Che è quella vera? Sì, sono tutte vere. Sono tutte informazioni vere? Sì, sono tutte vere. Sono tutte vere e false. Sono tutte false e vere e false. Vabbè, io scendo. Credo che forse... false e vere fa, eh? Cioè, le informazioni sono tutte vere. Sembra il quiz per passare la però sono state scritte per veramente essere trovate. Ah. Quindi non era falsa. Era, sono state scritte apposta perché era una delle lettere vere. Sì, sì. Beh. Uguale a quella che dovremmo portare noi. Sì, esatto, esatto. Bisogna di cioccolatina. È stato stremante. Tu fai, secondo me, fai fatica a scendere le scale perché c'è una cosa di vapore al sake. Esatto. Io sono in mutande e con l'armatura in spalla. Però l'odore lo senti adesso. Sì, sì, caspita, se lo sento. Ma in effetti mi sta venendo un po' di fame. Ma la roba sembra anche abbastanza buona. Vediamo. Infatti. Userò i tuoi perché non ho preso i miei. Vai. Cosa sarà? E tu tira su medicina. Non so se c'è una prova di cucina, quindi sarà una prova o un cerimonia del tè. Un po' tiratina, ma dai, va bene. Un cerimonia del sake. Ma poi è sul vuoto. Dai. Beh, quello che. Sì, no, beh. No, secondo me questa qua è più intelligenza, sì, per quello che sto facendo, per fare qualcosa di commestibile che non sia solo alcol.
Quindi int, e diciamo che userò cerimonia del tè solo per far esplodere i 10 senza aggiungere dati in più. Perché un po' c'entra con cerimonia del tè, dai. No, o usi cerimonia del tè. Uso cerimonia del tè. La cerimonia del sake. Cerimonia del tè è su awareness? No, su void. Su void? Eh sì. Che storia, quindi vuol dire che c'è veramente qualcosa di mistico. Ti prendi i punti void se fai abbastanza alto. Se non fai rituale. 25 o 20, non me lo ricordo. È tipo la meditazione, come meditazione, quindi. Sì, solo e fa riprendere solo... un punto vuoto a tutti. A tutti quelli che sono presenti alla cerimonia del tè. È grosso cerimonia del tè. Non lo sapevo, io l'avevo preso così for funsies. Eh no. Okay. Allora poi magari lo alzo. Viva la consapevolezza. Ma come sempre, dopo tutto. Beh, però buono. 25. Buono. La cerimonia del sake è buona. La cerimonia del sake è venuta buona. E c'è davvero l'alcol dentro qua? È certo che c'è l'alcol. Sì. Mica per dire, ce li devo. È di Fumble, per forza. Sì, ha cucinato della roba buona. Non solo commestibile, buona. Beh, ti dà anche un punto vuoto. Ottimo. Se non hai tutti i punti vuoto, ne recuperi. Oh, rinfocilliamoci. D'altronde dopo di sera. Ah, Kitsune-sama. Davvero Capito? Buona. Dove si trova? Sta risolvendo gli ultimi problemi legati alla sbronza di ieri sera. Oh, beh, allora la volpe sarà contenta se voi vi impegnaste a mangiare. Io gli porto su qualcosa e prendo bottiglia di sake, vassoietto con dentro solo la parte quella un po' più odorosa dell'alcol e la porto sopra in camera. La parte più limacciosa la porto sopra in camera. Se non avete sentito nulla è perché Roberto sta parlando con una maschera da volpe in faccia, che è l'ideale. Sì, esatto. Volevo dire, vado su e gli porto del cibo che odora molto di alcol. Ok. E lo lascio davanti alla porta. Poi busso e apro la porta e me ne torno giù. Or dunque, che fine hanno fatto le nostre lettere? Anche quella falsa con cui avevano sostituito la nostra? Ebbene sì. E dove sono finite? Nella tela del ragno. Tutte e due? Quella che ho seguito io personalmente, sì. Oh! C'è il ragno che se la cazzo, questi sono così. Quindi noi abbiamo... Sono veramente idioti. Se sono arrivate entrambe alla stessa persona, il ragno si suppone lo sia. Mm-hmm. Il facepalm della volpe. O siamo veramente idioti... Oppure si farà delle domande. Mettiamola così. La volpe crede che sia la seconda. In realtà potremmo passare come due settimane di piano. Come quelli che hanno intuito chi era il mittente e gli hanno mandato anche il secondo giro. Anzi, scusa. Allora bussiamo e presentiamoci alla sua porta dicendo: vi sono piaciute le nostre lettere. Facciamo che invece venga il ragno a trovarci. La volpe stava pensando una cosa. Ma tu sei su. No, io l'ho portato giù, gli ho aperto la porta e sono tornato giù, ci ho messo quanto? 10 secondi? Oh, a pensare in una rampa di scale almeno un paio di minuti, cazzo. Un paio di minuti per salire in una rampa di scale. Salire, scendere e fare quello che hai fatto. Di un hotel, di un alberna taverna. Un hotel. Vabbè, una taverna. Taverna ci metti 10 secondi, è come una casa americana quella su due piani, la rampa di scale. Vabbè, comunque vi sentite anche. Sì, sentono. Sì. Scusate. Ma tu sei ovunque. È vero. Quindi tu sei anche già dal ragno così. In realtà in tutto questo l'unica persona che sono andata in mezzo è quel povero oste. Oh beh. Se questo ragno ha fatto in modo che uno dei suoi scambiasse la lettera. Mm-hmm. E questa stessa lettera c'è stata presa e riportata al ragno. Non è stata presa, gliel'ho consegnata. Questo è quello che dice l'oste, verrà creduto? No, è quello che dico io perché l'ho fatto. Se verranno a chiedertelo? Ah beh sì, ma infatti l'idea è che vengano a chiedercelo. Noi abbiamo capito. Non era quella l'idea, il piano non... Comunque avete ancora una lettera. Sì. Quella che dovreste quell'altra portare. Quell'altra vera, sì, ma non ha più alcun senso ormai. Perché? Perché se il daimyo ha un minimo di... conoscenza con questo... Noi volevamo sapere chi avrebbe potuto interesse, chi avrebbe potuto avere interesse a queste informazioni. Evviva, abbiamo scoperto che probabilmente uno spy master, un capo spia, ha interesse di cose che succedono in questa città. Bene, potrebbe essere forse un passo in più verso la persona che ha fatto il sortilegio sulla pergamena che ha letto Bayushi e la magia del sangue. Sì. Secondo me avere un contatto con uno spy master...
È anche un passo in più verso l'illuminazione globale, ma non è così proprio diretta. Però non possiamo sapere come la userà questa informazione. Esatto, e questo è il punto. Quindi forse avete ragione, anche a corte dobbiamo consegnarla. Ma quello senza dubbio, era parte del piano. Adesso noi siamo sollevati, il nostro lo abbiamo fatto, tocca a voi andare a corte. Beh, peggio non possiamo fare, quindi... Infatti, suppongo abbiano il sake anche lì. Quindi, tanto vale farci un salto. È diventato alla volpe. Un ubriacone anche lui a stare con me. Alla volpe, alla volpe no, sento questo sfugge, sfugge il nesso, ma... Io non bevo, lui non beve. Lo capirete una volta arrivati. Cacchita sì. Bene. Mentre me ne vado però fare una prova di percezione per capire se sento da sopra tipo... Ma noi non dobbiamo arrivare da nessuna parte. Dai. Beh, in teoria se l'hai fatto bene dovrebbe ridargli qualcosa invece che levarglielo. Eh no, se lo mangia, se l'odore non è che te fa bene dopo una sbronza. Hai già fatto un 10. Undici. Senti che non cazzo. Arrivano suan se non la prossima volta più sa che come si chiama quello che danno per migliorare la respirazione, il Vicks Vapor, hai fatto il Vicks Vapor, si è spalmato il sake, l'agnello al sake. Io mi affaccio un po' sulla scala. Kakita, hai fame? No, sto già mangiando, grazie. Ah bene, allora ce n'è di più per me. Comunque dovremmo presentarci tutti al daimyo, è buona tradizione, buona usanza. Non Kakita. Beh, penso che potremmo presentarci come due gruppi distinti. È carineria, ma avevamo determinato di tenere i gruppi separati, no? Andiamo noi allora, sì, sì. Se hai bisogno del sake, Ida. Mm-hmm. Che altri tipi di liquore ci sono? No, è nella bottiglia della salsa di soia. Grazie. Ha rovinato il sake mettendo una bottiglia della salsa di soia. No, ho fatto un botto, l'ho lavata, l'ho pulita, ci ho avuto tutta la mattina. Sa un po' di salsa di soia, sì. Sake salatino. No, ma tanto c'è una bottiglia in tosa al piano di sopra davanti alla mia porta. Stavo pensando dentro il balcone. Io vado a bere quella. Se proprio bevo. Quindi voi vi avviate verso casa del daimyo. Sicuramente. Mettiamo anche il vestito della domenica. Che è lo stesso. Esatto. E anche il siamo vestiti bene. Credo che sarai tu a parlare. Bene. Parlerò io dunque. Perfetto. Cosa devo dire? Non lo so, la volpe non lo sa, il piano è un po' confuso. Mandiamo un mascherato. Essendo stato a lungo, ripeta, la eremita e lontano dalla società, saprò sicuramente come comportarmi a corte. Impiccati 2 ore dopo. Mi hanno detto che fanno meglio, quindi io... Sto per dargli una pacca sulla spalla, però poi non lo conosco e quindi mi fermo. Perché non si bisogna toccarsi in Giappone feudale. Non preoccuparti, Ida-san. Si diventa ciechi a far certe cose. Vabbè. La volpe ti aiuterà. Dunque, avviamoci. La volpe non ti aiuterà. Andate, la strada verso il palazzo del daimyo è la più evidente di tutta la città perché ci tengono a far vedere quanto sono ricchi e sfarzosi. Io tiro fuori quel bel pezzo di roccia levigato, lo faccio scaldare levemente dal kami, del fuoco, per tenerlo bello crispy, e poi lo porto. Voglio chiederti due cose. Chiedimi due cose, Xiang. La prima, se posso capire perché sono ricercate queste 6 persone. Ok. Avvicinandomi al corpo di guardia, investigazione? Fai o... Quindi, no, qua è più una prova di sincerità. Ok. Che stai cercando di estrapolare delle cose dalla gente. Tanto. Più di 30. Allora, ti rendi conto che è arrivato un messo imperiale con dei messaggi per il daimyo, che un gruppo di samurai e dei loro servitori si ritiene abbia ucciso dei samurai nei territori del leone e siano scappati verso nord. I nomi di questi samurai che sono morti e i nomi esatti del gruppo di ricercati non si sanno, anche se ovviamente le guardie ne sono a conoscenza.
No, queste ultime frasi, cioè loro... Le guardie non li dicono a nessuno, okay. A meno che non gli venga detto di dirlo. E le persone che incontri per strada, che hanno già avuto modo di chiedere della cosa, non ti sanno rispondere alla domanda chi sono i cercati. I nomi sono noti alle guardie. Sì. Ok, bene. L'altra cosa è, posso fare una prova di culo? Perché siccome sto andando verso le prigioni... È una postorinata doppia. Questa non è una postorinata, questa è una simonata. No, allora la cosa è questa: io sto andando verso il palazzo delle guardie, passata, la prova di culo. Delle prigioni nobiliari, mettiamolo così. Mi hai detto che sono vicini al palazzo del daimyo. Sì. Loro stanno andando verso il palazzo del daimyo. Sì. C'è una probabilità che li vede e li fermi. Io, se vedo lui, cerco di nascondermi. No, non mi può riconoscere. Sono camuffato. Anche io. Con la maschera. Non te l'ho detto, ma io sono sempre camuffato. Ma lui no! C'è la simonata, sono sempre camuffato. No, io sto chiedendo. E in più stiamo passando dalla parte opposta della città. Così, per caso. Oh, io chiedo. Fate un tiro di vuoto. Ci sta, ok. Un tiro a vuoto. Un tiro a vuoto. E come funziona? Tiro di vuoto, se fai puro. Tu di più, li trovi e non riescono a nascondersi. Io sto cercando di nascondermi perché voglio andare solo con lui, perché voglio che lui si metta in imbarazzo. Forse no. No, vinco no, io di due. Ma io spendo un punto vuoto. Vai, fallo. Non è un punto ispirazione, è un punto vuoto. Vedi che stanno arrivando. Diciamo che raccolte queste informazioni, sono abbastanza preoccupato. Mentre stai parlando con delle persone quasi nei pressi ormai del palazzo, vedi che ti passano di fianco Kitsune. Un fortissimo odore di sake. Io mi fermo chiedendo l'elemosina per farmi riconoscere. Io passo dritto senza cagarlo. C'hai lo spirito mandando da... Più o meno. Signore, avete qualcosa da donare a un povero? Certo, lo riconosco, immagino. Ok, sì, che hai fatto una prova di camuffare, ma fai una prova di per la voce. Perché per la voce? Perché sta cercando di farsi riconoscere da voi. Ah, stai usando la tua voce. Okay. Oh cazzo, sono anche la mia voce di qua, porca puttana. No, beh, lo riconosci, sì. Parla anche con la sua voce. No? Si è camuffato perché nel senso si è messo il cappuccio. Prendo degli spiccioli. Ma certo, tenete. Penso fatene buon uso. Penso che siamo ricercati, state attenti. Ci sono le guardie e non i manifesti. Prendo e vado. Grazie, io signore. Io prendo, se c'è la mezza maschera a destra, e la sposto. la metto via, tiro fuori l'altra metà e metto quella solo a sinistra. Perché nessuno lo riconoscerà in questo momento. Non come fare. Così mi nasconda i cami. Alla Clark Kent. Esatto. No, ancora peggio. Perché, no, è peggio perché sono... sui manifesti c'è, non sono disegnati, c'è solo scritto un uomo con mezza maschera da volpe. Ma se ci fosse scritto mezza maschera destra, non sono io. Non sono io. Chi è che sta facendo la simulata? L'hai sentito? Perché lo guardo per capire se ha messo apposta. Cioè, senza chiedergli niente. Ti guardo per capire se hai sentito. La volpe non ha paura dei cacciatori. La volpe fa parte dei lupi, i lupi cacciano. Io direi di tornare indietro, non mi presenterei a Daimi in queste condizioni. Verifichiamo. Siamo sott'occhio di un signore che si diletta nello spionaggio di questa città. Pensi che sia già passata inosservata la nostra presenza? Penso di no, tuttavia non vedo perché presentarci se... Perché così facciamo vedere che non abbiamo paura di niente. Quanto avevo detto, dovrei impiccare un po'. Quanto siamo sicuri di queste informazioni? E comunque, se dovesse succedere qualcosa, stai vicino alla volpe. Il Cicusciuto è un posto adatto per tutti e due temporaneamente. C'è modo di verificare che io sappia, cercando delle informazioni, tipo vedere se davvero siamo ricercati, perché... Cioè, faccio un giro più lungo per arrivare alla corte. Puoi fare anche tu una prova di investigazione. Vabbè, se vuoi fare un giro più lungo, lo seguo. Però sempre diretta alla corte, perché la volpe non si tira indietro. Cazzo duro. A cazzo duro. E ci sono i tanuki, quindi... Allora... A palle di fuori. 7, 14, andate. 20 punti. Ok. Fai un giro un po' più largo. Beh, a questo punto sì, sta facendo un giro, lo aiuto, cioè lo faccio anch'io per provare a cercare. Come se stessimo andando da qualche parte e continuiamo a girare finché non troviamo. Innanzitutto ti viene
un'idea che ti tranquillizza un pochino, perché loro stanno cercando un gruppo di sei persone e voi adesso siete solo in due. Lui non me l'ha detto e quindi io ho dovuto cercare informazioni. Infatti quando scopri questa cosa un po' ti tranquillizzi, perché stanno cercando sei persone e voi siete solo in due. Quindi a meno che non ci siano delle descrizioni precise, È difficile, è difficile anche che vi sgamino. E comunque noi siamo la seconda... è stata eremita per un po', ma noi siamo samurai, non famosi, ma samurai di un grado rispetto alla la bassa lega dei samurai, siamo comunque abbastanza alti. Okay, nel nostro siete vedi. Quindi procediamo su questo punto. Siamo di un quarta superiore. C'è un'altra cosa che... Ma siamo noi. E cioè vinci da questa descrizione. Cioè, le descrizioni non le sai, però da come parlano della cosa e di quando dovrebbe essere avvenuto questo delitto, ti pare strano che siate voi, perché nessuno dovrebbe sapere che tu sei con loro. Quindi al massimo potevano essere cinque le persone che stanno cercando. E capisco anche quando è stato commesso questo delitto, per capire se eravamo già in città o no. No, allora, capisci che è stato qualche settimana fa. Ah, ok. Che potrebbe anche corrispondere più o meno alle tempistiche di quando loro se ne sono andati dai territori del leone. Però appunto ti sembra strano che stiano cercando sei persone se loro erano in cinque quando se ne sono andati. Beh, chiedo spiegazioni a te. È possibile che siate stati voi che corrispondiate alla descrizione, intendo dire. Che vi abbiano... Se la descrizione è solo un numero, possibile. Ma eravate in sei? La eravate in sette. Mm-mm. Più o meno. Anzi, eravate in sei perché in Kakita... No, Kakita poi non conta. Beh, eravamo noi tre. Akatsuki. Ayashi. Tsurugi. Akuseki. Tsurugi. E Umon. E Umon. Vabbè, sì, togliendo Umon eravamo in cinque comunque. Sì. Sì, ma siete partiti in sei. Giusto, prima di beccare lui. Ok. Però non siamo partiti insieme. Si è aggiunto anche Kakita. No. E poi si è aggiunto anche Kakita. Però sono rimasti via Isao. Come si chiamava? Sì, Tsurugi, Ivao. Sì, Ivao e Akuseki. Quindi due sono rimasti lì. Beh, il numero potrebbe essere. Poi si sa che sul Rokugan la gente non è molto brava a contare. Va bene. Il problema potrebbero essere le descrizioni. Potremmo proporre, visto che abbiamo sentito questa cosa, proporci come aiuto e farci fornire queste descrizioni. Beh, le vedremo una volta che saremo passati dal daimyo. Va bene, allora proseguiamo. Arrivati fino al palazzo, e il palazzo vedete che è ben fortificato, non è come il palazzo del daimyo Matsu che... era un palazzo di provincia, un piccolo palazzo di provincia oltretutto, ma è un gigantesco palazzo di sei piani. Madosca. Con delle mura di 3,5 metri abbondanti, spesse. Madosca. E su cui vedete che ci sono diverse guardie che camminano. Io mi metto in un vicolo e provo a evocare un elementare, un spirito dell'aria. Ok. Voglio usare un raise Beh, in realtà non mi conviene forse terra, sì. Qua, aspetta, il fenice a cosa sono più affini? Fuoco, immagino. In genere no. Gli Shugenja della fenice sono famosi perché non hanno nessuna affinità particolare. Sono bravi in tutto. Ok, quindi vado di terra, che è quella bella corposa, e c'ho anche l'amico. C'ho un raise gratis, più mi prendo io un raise per far estendere la durata di quello che voglio fare per qualche ora. Mm-hmm. Quello che voglio fare è quel pochissimo che dirò, lo dirà il Kami al posto mio, perché io voglio fingere di aver fatto un voto di silenzio. Ok. E quindi quando mi presenterò al daimyo, voglio che parli, ci sia una voce intorno a me che dica quello che devo dire. Quindi è un... Dovrebbe 30. Arrivare almeno a 20. 30. Sì, 30. 30 in tutto. Ok.
e gli chiedo di parlare al posto mio quando glielo chiederò, ma non preoccuparsi perché sarà una cosa molto rapida e indolore. E ti dice: lo farò perché devo, ma parlerò il meno possibile. Hai chiesto a quelli della terra che su quelli che in hanno meno voglia di però parlare. Ho chiesto al mio. Sì, sì, infatti lo farà perché deve. Sì, però sì, ma difatti parlerà solo il mio indispensabile. Voglio che dica solamente che quando parlerai tipo il nostro inviato, poi sceglierà lui le parole perché proprio lì ha fatto un voto di silenzio, ma le presenta questo dono. Ok. Io poi, solo la voce. Quindi abbiamo un dono. Io ce l'ho. Anch'io. Sta gran ceppa di... Forse metallo. Hai fatto le limite a lungo di solito per queste persone. Basta molto poco, ad esempio questa. Questa è una pietra che effettivamente è stata trovata a ridosso del Cicusciuto. Gli spiriti mi permettono ogni tanto... permettono la volpe ogni tanto di viaggiare attraverso la terra. Questo è un sasso preso da lì. È qualcosa di... non sto mentendo. Bene, allora penso che... tiro fuori dai capelli una foglia. Non sto mentendo. Questa foglia del bosco del fiume profondo sarà sicuramente un ottimo dono. Il vantaggio di essere Shugenja è che di solito poi a confronto la mia rana roba di prima, ma almeno la rana aveva anche un senso. Esatto. No, perché i regali migliori, sì, i regali migliori sono quelli più inutili. Più grosso era super cazzo, la migliore regalo al foglio del macero. C'è proprio scritto sul manuale che dice che i regali migliori sono quelli più inutili. Queste sono le bacchette dell'imperatore terzo. Già però troppo utili perché sono bacchette, possono essere usate, deve essere qualcosa di ancora più inutile e inutilizzabile nella vita quotidiana. Perfetto. La tovaglia da notte. Cioè, se loro non hanno un pozzo e tu gli regali un pozzo gratis, li stai mancando di rispetto. Sì, perché è un regalo di merda. Si troverebbero tutti bene la settimana della moda. Fuori salone è nato su Rokugan. Sì, è nato su Rokugan. Il fuori Rokugan. E per quello l'altro giorno mi si faceva: mi offro questo in dono. No, non posso accettare. No, non posso accettare. Beh, e poi l'ha accettato. Ok. Ma anche quelli per strada che ti danno i volantini, sì, la stessa cosa. I braccialetti in Duomo ai tempi, però. Le guardie all'ingresso vi guardano, vi fanno passare senza troppi problemi quando vedono che siete due samurai. Minchino. Poggio la spada. Il mio nome è Isawa e vorremmo semplicemente presentarci al daimyo, qualora lui fosse disponibile, naturalmente. Vedo che siete del clan della Fenice. Sì. Proprio così, anche se manco da queste terre da molto tempo. Bentornato a casa, allora. Vi ringrazio, sono molto felice di essere tornato in questi territori. Onorevoli samurai, seguitemi. Lo seguo. Sei bello dal daimyo, gli fa: figlio! Cosa? Vi porta dentro e vedete che il palazzo dentro è altrettanto ricco e opulento quanto l'esterno, nella sua semplicità, perché ci sono poche cose alle pareti, ma quelle poche che vedete sapete che hanno un enorme valore. Ci sono statue di giada, me coglioni, tipica espressione di tanuki, esatto. E vi porta in una stanza che è chiaramente quella dove vengono fatte le cerimonie più diplomatiche. Vi invita a inginocchiarvi e va oltre aprendo una porta che dà sull'interno del palazzo, probabilmente a questo punto per andare a chiamare il daimyo. Ok, va bene, quindi aspetteremo. Il daimyo guardati attorno. Guardo attorno. Guardandoti attorno vedi che nella stanza, a differenza di altre sale di diplomazia dei daimyo che hai potuto vedere nei tuoi viaggi trascorsi, il daimyo di questa città non ha cercato di mettere in soggezione i suoi ospiti con degli evidenti segni di aggressività. Chiaro. Ha più che altro cercato di metterli nella condizione di riconoscere senza dover dire nulla il valore delle pochissime cose che sono messe in giro. Allora provo a riconoscerne almeno una per poi fargli un complimento.
che ci tiene evidentemente. La più vistosa è chiaramente una statua di una fenice in giada di 40-45 centimetri. No, voglio vederne una che non è vistosa, di cui lui non si aspetterebbe che uno la noti. E allora fai una prova di investigazione. Esattamente. Cosa che farò tira con questi la dei statua 5 di Giada dadi. Di forma fenice? Eh? Tiri la statua di Giada la forma di fenice? Sì. Vabbè, però ho fatto un 10, un 9. E già hai fatto 19. Quindi adesso ho fatto anche 22. Ah, noti che ci sono un po' di cose, appunto la statua di Giada, il quadro di un pittore molto famoso. Okay. La katana. Scritti, le... No, di Attorianzo. Armi non ce ne sono. Vi sembra che sia un daimyo assolutamente poco guerrigliero di per sé. Poi sono vedete che il palazzo blindato. È blindato. Beh, quello è perché. Però dentro. Però è per proteggere il, sì, di difesa. La propria cortigianità. Non è un, okay, un guerriero. Non è un guerriero aggressivo. Vostra realtà. L'unica cosa che ti sembra di poco conto rispetto al resto è una piccola ciotola, di quelle che vengono usate in genere per il riso. You choose wisely. Che? Ci sono tre calici. Che è stata messa su una piccola un piccolo ripiano di legno, dice non una delle paesi. Ok, tengo a mente quella. E ti sembra anche che sia un po' rovinata, che si sia scheggiata. L'orteologia, voglio vedere se per caso mi viene in mente che apparteneva a un tizio famoso. Cioè, capito? Sì. Per tenerla qua deve essere qualcosa. Era il pitale di... Esatto. Ed è ancora sporco. Esatto. Il pitale di un carciofiere. Importantissima. Esatto. Allora... Faccio 8 e 9, ah no, anzi K3, quindi 8, 9, 7. Beh, buono, buono. Non male. Vendi 4, 2. O 7, 8, 9. Però. No, 4, 4. 9, 8, 7. Scende. E, potrebbe essere. Sì, vagamente anche. Una delle ciotole che Shinsei ha usato durante i suoi pellegrinaggi. E che si dice che solo pochissimi samurai molto ricchi siano riusciti a ottenere per ricordarsi di essere umili. Ci sono guardie. No! Userò questa informazione. Attenti il furto. Dammi quella roba lì che non voglio assistere. No, non ci sono guardie, ma tu non l'hai notata. No, di fatti. Questa cosa. Non mi guardo neanche in giro. Dopo una decina di minuti... Sentite la porta che si riapre. Sostituita con mezza maschera di volpe. Entra solo la guardia che vi ha accompagnato fino qua. E dietro di lui entra un uomo che vi ricorda parecchio Akuseki. Mm. Molto. Quindi molto cortigiano. Molto cortigiano, ma vi ricorda Akuseki. Scusa, anzi, Akuseki ti ricorda. Uno dei lupi. Uno dei lupi, tu non l'hai mai conosciuto. Ah, ecco perché. E infatti, Kitsune te lo ricorda molto, non solo. Nell'atteggiamento, anche fisicamente? Ma anche fisicamente te lo ricorda parecchio. Non c'è. Sì, sì, c'è. Agashi Akuseki. Eccolo qua. Ah, sì, scusa, Agashi, giusto. Se volete vedere uno schema dei personaggi, andate su fambogdr.it e nell'ultima puntata trovate lo schema dei personaggi. Esatto, le dramatis persone. Così avete un'idea di chi è cosa nell'universo di Rokugan. Perché a volte non ne abbiamo neanche. Ma neanche io. E te lo ricorda veramente molto. Sembra il suo fratello maggiore, padre molto giovane, un parente abbastanza stretto comunque. E in effetti ti ricordi che fa parte della famiglia Agashi, Akuseki. Interessante. Che è quella regnante, quindi è probabilmente strettamente imparentato con questo. Sì. Beh, naturalmente ci prodighiamo in un profondo inchino. Ci profondo inchino. Ci presentiamo. Il... Magari io parlo per lui perché spiego... Il daimyo, quando si inginocchia in maniera abbastanza scomposta, quasi mancandovi di rispetto, perché si mette non inginocchiato, ma più che altro seduto con il gomito per terra, l'altro gomito sulla gamba mezza alzata. Hai capito. E fa cenno alla sua guardia di portarvi qualche cosa a fare. Ok.
Beh, non so ancora come interpretare questo fatto, quindi io mi inchino normalmente, faccio finta che sia tutto a posto. Io in questo momento, per mantenere l'integrità del Rokugan e del fatto che non bisogna mentire, in questo momento mentalmente faccio voto di silenzio per qualche ora. Ok. Che paraculo. Comunque, e il tuo spirito... Basta a me stare, in realtà non è onorevole uguale, ma a me mi cioè, passa. Cioè, siccome aveva deciso di fingere di aver fatto un voto, lo fa davvero in modo che non stia certo, mentendo. Io sono molto cortigiano e attaccato all'etichetta. Sì. E quel, il piccolo Kami che ti segue si palesa davanti al daimyo. Io mi inchino mentre così. Che si inchina al Kami, fa almeno un cenno con la testa, e il tuo spirito dice: il mio padrone ha scelto di non parlare, non per mancanza di rispetto a voi, ma per scelta. Bravo di me, mio amico Kami. Dovrebbe parlare lui al posto mio. E lo sta facendo, dovrei farlo più spesso, cacchio. Io poi, questo è il suo dono, vi prego di rifiutarlo 3 volte così che anche io possa io mi giro verso il Kami, cazzi tuoi. Poi mi giro verso il coso, mi inchino un po' di più, ma dopo poi sono contentissimo in realtà che il Kami abbia fatto questo. Ma c'è anche l'altro. Oh capo, c'è uno vicino al lago. No, quella è dell'acqua. Quella dell'acqua. Il fattore dell'acqua. Anch'io pongo il mio cincillo spiegando che viene dalla terra dove io sono stato un eremita, l'ho fatto forgiandolo nel legno del quercio del cazzo, ammazzi, eccetera. Quindi? Si capiva, sì. Il tuo dono, Kitsune. Faccio dire elementale, è un pezzo di me, un pezzo del Chikushuto. Il mio padrone ci tiene a farvi sapere che è un pezzo che proviene dal mio corpo. Vi prego di accettarlo affinché io possa restare di nuovo zitto. E il daimyo, molto divertito da questa cosa, ti guarda il Kami e dice: e a me vede che non posso veramente accettarlo. E fa così con la mano. Berlusconi. Aspetta, io quando faccio fa così. Fa così. Abbasso la testa e riallungo le mani. Vi prego, è veramente. E lo dice proprio con tono scazzatissimo pure. Vi prego, veramente, rifiuto di nuovo questo dono, è troppo per me. È un regalo che non posso accettare. Grazie, lo accetto. Ah. Al Kami, non importa. A Kuseki like proprio. È di famiglia, evidentemente. Mi sta simpatico questo daimyo. Se ti stava sui coglioni quell'altro. A Kuseki. Ma perché non ha potere a Kuseki. Ah, ok. Lui se ne fotte delle regole, quanto pare. E voi quindi mi state offrendo un... Come dicevo, dopo essere stato eremita per molto a lungo, mi sono trovato di nuovo con piacere a trovarmi nelle terre della Fenice. E quindi voglio portarvi un dono di questo mio viaggio. Non posso chiedere certo a un familiare di fare un dono così importante. Ma questo viene dall'esterno dei territori della Fenice, vi prego di accettarlo perché è stato fatto nel bosco del fiume profondo, dove i Kami, eccetera, eccetera. Purtroppo mi risulta che quello faccia ancora parte del clan della Fenice, quindi non posso accettare un regalo che viene dalle nostre terre. Vi prego di accettarlo perché questo... Il bosco si è spostato. Si è spostato il confine a mano. Il Kami in questo momento anche mio fratello dice: posso stare zitto? Mentre lui parla. Perché lo spirito di queste terre possa entrare dentro nella vostra dimora. Le profondità del bosco arrivi anche qua. Non vorrei mai far adirare il demone della foresta dei demoni, quindi accetterò il vostro regalo. E se lo mette da parte insieme al sassolino. Il pitale. Esatto. Il pitale. E intanto la guardia, e non arriva un servitore, arriva la guardia che vi porta da mangiare e da bere. Quanto è inusuale. È molto spartana questa cosa. È molto per inusuale. Per me quanto è inusuale che ho cortigiano. È estremamente, anche senza tirare, è estremamente inusuale. Ma cosa vuol dire di solito? Vuol dire che lui disprezza i guerrieri. Ah, ok. Gli sta facendo fare a un samurai guerriero il lavoro di un servitore. In realtà li capisco. Quindi probabilmente i suoi uomini lo servono per dovere, ma lo odiano con tutto il cuore. Siete come a Kuseki! Siete le due persone giuste che dovevano andare dal daimyo. Due giocheggio. Noi due eravamo opposti. Anche noi siamo in parte guerrieri. Bene, te siamo guerrieri. Bene, di che famiglia è il daimyo? Nagashi. Nagashi, giustamente.
cosa posso fare per i miei nobili ospiti? Agashi-sama, siamo qui solo di passaggio. Ma visto che c'è un motivo per cui siamo arrivati qua, vi vogliamo chiedere un piccolo favore. Gli racconto la storia del Daimyo. E adesso che alzi lo sguardo, non sei più inchinato a offrirgli il tuo dono e lo guardi meglio, anche tu noti una certa somiglianza con il tizio che hai visto nella visione. Non è la stessa persona, certo. Ti assomiglia. Quello che ha dato, che ha preso il sangue dei Bayushi. Di Bayushi? Esatto, il Mao Tsukai. Beh, allora aspetta un attimo, soppeso un attimo meglio le cose che gli stavo per raccontare. Nel senso che potrebbe essere lontanamente un parente, non lo so ancora, quindi aspetto. Però comunque gli racconto che siamo qui per e vogliamo chiedere se possiamo inviare questa lettera, perché è molto importante, perché gli racconto, diciamo, che il Daimyo Matsu Eiachi riteniamo che potrebbe essere in pericolo. Vogliamo quindi avvisarlo, essendo noi lontani ormai dalla sua e dalle sue terre, di quanto abbiamo scoperto, e nel frattempo metterci a vostra disposizione, in quanto in questa breve visita abbiamo udito delle voci che parlavano di... C'è solo lui e la guardia? Sì. Appena lui pronuncia il nome del daimyo, io con la... No, un po' meno con la coda dell'occhio, guardo direttamente, esatto. E cerco di vedere se fanno entrambi due espressioni particolari. Faccio in modo che si senta. Vedi che la guardia rimane abbastanza per i fatti suoi, anche perché è incazzata di quello che gli sta facendo lavoro fare. Di merda, ok. Mentre il daimyo si accilia. Si accilia quanto? Si accilia. Si accilia con colpa. Ah, ok, sembra. Almeno, ti sembra. Mi sembra. Mm-hmm. E vogliamo metterci a vostra disposizione, visto che probabilmente intraprenderemo un viaggio di nuovo. Perché abbiamo sentito che ci sono dei ricercati, se dovessimo incontrarli vorremmo che la vostra volontà sia fatta. Temo che quello che mi dite siano notizie terribili, ma che siano anche già conosciute al Matsu e Yachi Sama. Meglio ancora, dunque. Un suo parente molto stretto è stato giusto appunto appena ucciso nel suo palazzo e credo che l'intera famiglia Matsu sia in subbuglio in questo momento. Purtroppo non eravamo al corrente di questo. E chiaramente, perché non parla nemmeno possibile, il cambio fa solamente chi? Un cugino di primo grado di Matsu e Yachi. Matsu Sagashi. Un altro. Dai, allunghiamo la lista. Tu non lo sai. È stato ucciso all'incirca ormai 4 settimane fa. Purtroppo eravamo lontani. E noi quando eravamo lì 4 settimane fa. Voi eravate lì più di 4 settimane. Ok, voglia. Non c'era. Non abbiamo mai visto sto Matsu Sagashi. Non era uno degli nemmeno ospiti che doveva arrivare, esatto. Forse. Abbiamo per caso. È stato ucciso 2 settimane dopo la nostra partenza. Al daimyo. Abbiamo per caso notizie di che cosa sia successo, di come sia morto e di chi potrebbe essere stato. Lui si gira verso la sua guardia, gli fa cenno di andare e aspetta che la guardia sia uscita completamente. Sento i passi che sono. Trovo difficile parlare di certe cose di fronte ai miei sottoposti perché potrebbero esserne turbati o addirittura avere strane idee. Comprendo quello perfettamente che è successo al palazzo del nobile cugino del daimyo di cui mi avete parlato. Vorrei poter dire che è stato un incidente, ma sicuramente non è stato così. Il nobile Sagashi. Cosa ci fai qua, Xiak? Il nobile Sagashi è stato trovato sgozzato nella notte.
insieme a sua moglie. Questo moglie è... posso fare una... ricordarmi come... Fai una prova di conoscenze araldica se ce l'hai. Se no, conoscenze e basta. Cortigiano, etichetta, cerimonia del tè. No, conoscenze araldiche. Una volta ci ha bevuto il tè. Caccia. Esatto. Una volta 11. Sono andato a caccia con 11. Loro. No, il nome della moglie non... Non ti dice nulla. Perciò... Le parole che mi portate sono di sconforto e di tristezza. E le vostre ancora di più, in quanto temevamo che poteva succedere qualcosa, e infatti così è stato. Se non è fuori luogo, dal momento che avevamo il timore che potesse succedere, e come voi immaginate, quindi siamo in possesso di informazioni, potremmo cercare di condividerle, visto che ora torneremo, immagino, in visita in quei territori per cercare di risolvere la situazione. Quindi, se volete metterci al corrente di ciò che potremmo riportare, saremo felici di farlo. Sarebbe un gesto estremamente nobile da parte vostra. E vedete che si mette in una posizione un po' più composta adesso che non c'è la guardia. Probabilmente lo stava facendo solo per dargli fastidio. Che uomo. È il mio tipo di uomo. I coglioni. Bravo. E nel frattempo torniamo un attimo alla locanda, perché mentre Ida sta finendo di fare colazione, Kakita è sceso a un certo punto dopo essersi saziato con il riso saltato col sake di Kitsune, e siete tranquilli nella locanda, siete gli unici due all'interno. Mm-hmm. Vedete tornare il locandiere abbastanza contento, un po' di fiatone, vedete, un po' sudato, e sta nascondendo chiaramente qualche cosa sotto il kimono. Due badini d'oro. Va dietro al bancone, sentite che apre una porta e va nel retro. Mm-hmm. Della locanda. Dopo qualche minuto torna fuori e vi guarda e vi fa: nobili samurai, spero che il vostro soggiorno sia stato di vostro gradimento. Posso fare qualcos'altro per i miei ospiti? Io guardo Kakita, sorrido, mi avvicino un po' minaccioso all'oste. Kakita va verso la porta e si mette davanti alla porta. Non Perfetto, e provo a intimidirlo pesantemente. Vai. Cioè, ti siedi sopra di lui? No, lo... No, proprio mi avvicino e basta, e lo guardo. 10, 7. 27. Ti avvicini con l'aria più minacciosa che, mm-hmm, che riesci a fare, e vedi che lui già si sta indietreggiando e andando verso la porta sul retro da cui l'avete visto entrare, e inizia a balbettare dicendo: se il soggiorno non è stato di vostro gradimento, sono sicuro che potremo venire a un accordo. Dopotutto, dei nobili samurai sono sempre dei graditi ospiti. Non vorrei mai mancare. Inizia a fare degli inchini. Non vorrei mai mancare degli studenti. A un nobile granchio che sicuramente potrà tornare qui quando vorrà senza dover pagare nulla. Il sake sarà sempre offerto dalla casa, vi prego, non mi fate nulla. E sei tu un leggero dorino. Il soggiorno è stato discreto. È il messaggero che non è stato discreto. Non capisco di cosa stiate parlando. Quale messaggero? Avete chiesto per caso un messaggero che venisse qua? Non mi risulta nulla. Io vi ho consegnato una lettera e vi ho detto di portarla a qualcuno. E così è stato fatto? Certo, ma non la persona a cui vi ho detto di portarla io. Non avevo tempo, ho dovuto prendere una persona che lo facesse per conto mio, ma sono quasi completamente sicuro che non mi picchiate, vi prego, non mi picchiate. Vi dirò dov'è e come entrare nel suo palazzo, ma vi prego, non mi spezzate le braccia, sono l'unica cosa che mi rimane. Chi è il ragno? Il ragno è il vero signore di questa città, si potrebbe dire. Qualcuno lo definirebbe così, sì. E che cosa voleva? Il ragno paga sempre
ingenti somme per qualunque informazione metta a repentaglio la sicurezza della città e del daimyo. Quindi il ragno lavora per il daimyo? Credo che siano giunti a un accordo. E secondo voi quale sarebbe questo accordo? Credo che il daimyo e il ragno si siano accordati sul ricevere qualunque informazione che metta in pericolo la vita del daimyo, e il daimyo chiude un occhio su alcune attività meno oneste del ragno. Bene, quindi il ragno potrebbe sapere quello che noi cerchiamo. Quindi per voi è naturale, non tutte le volte che siete in possesso di un'informazione, di portarla al ragno, perché il ragno la paga bene. Beh, sì. E questo rappresenta per voi un extra guadagno? Rappresenta spesso l'unica fonte di guadagno di questa taverna. Che offre molto sake ai suoi samurai. Non vi biasimo. Va bene. Quindi voi ci potreste portare nel palazzo e dirci come entrare nel palazzo? Assolutamente sì. Bene, credo che sia giunto il momento di andare a fare due chiacchiere con il vero signore di questa città. Tra l'altro sarà anche molto divertente, Kakita, perché non ci sarà l'etichetta di mezzo. Vedi che Kakita è già con la spada dietro al collo, con le braccia appoggiate sopra, davvero Ronin, svogliatissimo. Anche perché ancora non si è rasato. Porta ancora la benda sull'occhio e i capelli sono ancora molto scomposti. Ok. Quindi fa anche un certo effetto a chi lo vede. Va bene, che dici? Aspettiamo gli altri o andiamo subito? E perderci così il divertimento, ti vuoi portare dietro Kitsune, Xiang e Umon? Vabbè, Umon non dà notizie di sé da ieri, quindi non lo contavo nel gruppo. Speriamo che non torni mai più. Mi dispiacerebbe solo di non potergli staccare la testa con le mie mani. Più che altro, se il palazzo è ben guardato, essere qualcuno in più non farebbe male. Anche se è un po' di sport, effettivamente. Abbiamo bisogno di un po' di allenamento, Ida. Va bene, ti seguo. Certo, certo. E inizia a arretrare. Ed è così che è iniziato Ip Man. Li uccidono tutti. Il locandiere esce e vi porta effettivamente a quel palazzo dove tutti sono stati tranne voi, praticamente. Il palazzo non è un palazzo estremamente robusto, però è un bel palazzo. Largo, grosso, a due piani. Murato e con una porta abbastanza spessa. E il locandiere, per paura che gli spezziate le braccia, vi fa fermare vicino al vicolo e vi dice: io ora andrò e dirò di aver trovato ulteriori notizie sulla lettera che ho portato precedentemente al ragno, e quando vi farò cenno voi potrete caricare. No, non credo che sia questo l'intento. Tu adesso te ne torni alla tua locanda e fai finta di niente. Pensiamo noi a introdurci da soli. Certo, non volevo mancarvi di rispetto, non pensavo che voi non foste in grado di farlo. La tua vita non deve essere rischiata, però ricordatelo. Lascerò sempre una bottiglia di sake per un nobile granchio. E inizia a correre per i vicoli e stavolta sta proprio correndo di corsa. Il palazzo è lì davanti a voi. La porta effettivamente sembra abbastanza robusta, ma non infrangibile. Non è la porta per un assedio. Il tuo maglio probabilmente è in grado di sfondarla con pochi colpi. A meno che il ragno non mi faccia entrare. Allora, infatti c'è un battente? Non penso sia il caso di sì, il tuo maglio. Quello è il battente di riserva. C'è un battente e quando ti avvicini alla porta per battere sulla porta ti accorgi anche di una cosa. Tu lo noti subito perché per te è ormai l'ordine del giorno. Cose simili succedono continuamente nel clan del granchio. Sul battente è infilata una piccola gemma di giada
in modo da sapere se chi arriva ha qualcosa da nascondere o no. È molto piccola ed è difficile da notare, ma per te che sei abituato è abbastanza evidente. Stronzone. Vuole sicuro. Bravo. Essere tranquillo. Esatto. Vabbè, io busso, condivido il dato con Kakita, cioè nel senso gli dico, Kakita, controllano tutto qua. Beh, mi sembra un'ottima cosa, almeno sappiamo che non abbiamo a che fare con un vero ragno. Esatto. Boom boom. Si apre la finestrella sulla porta. Che vuoi? Entrare. E chi saresti? Sono Ida del Granchio. Colui a cui avete rubato due lettere in una notte. Punk. Chiude la finestrella. Senti sollevare l'asse di legno che chiude la porta. Il tizio apre la porta. Vedi che è in armatura, simile alla tua, ma un po' meno ricca. Ha una di quelle alabarde con la lama doppia. E vi dice: il granchio vi sta aspettando. E vi fa: il granchio? Il ragno vi sta aspettando. Tan tan tan. Cos'è un granchio alla fine se non un ragno col carapace? Esatto. Che va indietro. Il ragno vi sta aspettando. E si fa indietro per farvi passare. Io faccio cenno con la testa di ringraziamento e vado. La strada è abbastanza ovvia perché c'è il solito classico giardinetto. Ok. Con tutti i robot. Dove Xiang si era nascosto. Bluff. E un'unica porta di quelle scorrevoli che dà su questo giardino. Sembra che lui non abbia il minimo problema a far sapere chi dove è, sta, dove chi sta è, e a invitare la gente in casa. Sono estremamente sicuro. E vedete che la porta è aperta e c'è un signore, appunto sulla cinquantina avanzata, che sta inginocchiato a fumare la pipa guardando il proprio giardino. Nella stanza insieme a lui ci sono diversi mercenari. Ci stanno facendo abbastanza fatti propri, non è come la corte di un daimyo con le guardie impettite lungo la parete. Sono semplicemente lì che stanno mangiando, parlando, chiacchierando. E quando vi vede da lontano vi fa un piccolo inchino e aspetta. Rispondo, mi avvicino, mi metto in ginocchio. Onorevole signore, grazie per averci accolti nella vostra casa. Onorevoli samurai, il piacere è unicamente mio. Raramente delle persone del vostro rango entrano qui dentro. Permettete che vi offra qualcosa? Accetto volentieri. Grazie. Batte due volte le mani e arrivano due ragazze molto belle che portano a ciascuno di voi una pipa e una tazza di tè. Per un momento ho pensato alla guardia del daimyo. Esatto, anche per il leone anche qui. Che cazzo. Umiliata. La fitta in giro, tipo golf. Ci dovete scusare per i modi poco ortodossi. Ma il piccolo giochino è servito semplicemente a prendere un contatto. Credo che abbia funzionato, dopo tutto. Non mi sembra che siano stati molto rozzi i vostri metodi. Anzi, devo dire di aver apprezzato la vostra prima lettera. Grazie, la seconda l'avete scritta voi. E questo è un po' un anismo fare complimenti su quella. La seconda era scritta meglio, però. Si vede che chi ha scritto la seconda era un genio. La vera domanda è: perché avete fatto questo? È una bella domanda. Riflettendoci, non siamo sicuri del perché abbiamo fatto questo. Non devo io raccontarvi chi siamo, perché sicuramente lo avrete intuito. Tuttavia, in questo momento stiamo cacciando una preda molto pericolosa. E quindi avevamo bisogno di capire se fosse ancora rintanata in questi territori. Voi sapete che rischiate molto camminando queste strade.
Sì, temo di saperlo. Il problema è che dal momento in cui questa caccia è cominciata, noi siamo a stretto rischio. Ed è per questo che stiamo giocando il tutto per tutto. Credo che vi manchino alcuni pezzi del puzzle ancora. È possibile. Vorremmo il vostro aiuto per riuscire a districarci. Il mio aiuto, come verso chiunque altro che non faccia uso di magia del sangue, è sempre lo stesso. Aiuto chiunque in cambio del giusto prezzo. Mi sembra un ottimo e onorevole affare. E che prezzo volete pretendere da un gruppo di samurai? Cacciatori. Esatto, voi siete più un gruppo di cacciatori che di samurai, tant'è vero che il vostro amico non mi risulta nemmeno essere ancora un samurai. E guarda Kakita. È sulla strada del ritorno. È impossibile. Quindi si sta scaccolando Kakita Dante. Con la katana. Con la katana di bambù. È impossibile tornare indietro. Gli altri samurai non lo accetterebbero mai. Ma per uomini come lui c'è sempre uno spazio. Almeno tra le mura di chi ne capisce il valore e guarda i suoi mercenari dietro. Che si stanno scaccolando. Che si stanno scaccolando tutti all'unisono. È una famiglia. Eh no, perché dopo che l'ha fatto Kakita gli altri hanno preso qualcosa di sfida. Esatto. Ma è come quando ti inchini e l'altro si deve inchinare, esatto, di più, okay. No? Ti scaccoli. Tra ti mercenari scaccoli. Fanno così. Perciò il fatto che voi siate cacciatori probabilmente in questo momento servirà sia ai vostri scopi che ai miei. E potremmo giungere a un accordo. Un contratto forse quasi. Bene. Vediamo i termini del contratto. I termini da parte mia sono estremamente semplici. Ho bisogno di far sparire in maniera abbastanza veloce, non necessariamente quieta, una persona a cui io non posso giungere con i miei mercenari. In cambio, io so molti dei pezzi che mancano al vostro puzzle, non tutti ancora, ma sicuramente più di quelli che avete raccolto finora voi. Ad esempio, so quali di voi sono effettivamente ricercati e quali no. So che uno di voi è già stato catturato. E so che uno tra voi non è chi dice di essere. Ma non credo che lui lo sappia. Questo potrebbe avere serie ripercussioni sulla persona che state effettivamente cercando. Mi sembra uno scambio equo. Quindi mi sento di dire, per me e per Kakita, non ho potere sugli altri, di accettare il contratto. La persona che vi chiedo di rimuovere. Imperatore. No. Cazzi, accettare saremo già lì. No, la persona che vi chiedo di rimuovere è una persona che ultimamente ha creato più problemi di quanti abbia cercato di risolverne. Purtroppo potrebbe creare qualche subbuglio in città la sua eliminazione. Ma dopo tutto credo che il daimyo sia disposto a chiudere un altro occhio anche su questo. La persona che vi chiedo di eliminare è un vostro amico, Agashi Akuseki. Oh, il figliol prodigo è purtroppo già tornato. Speravo stesse via più a lungo, ma è troppo simile al padre senza averne il potere. E sta creando degli attriti con alcuni dei mercanti della città e alcuni dei samurai più influenti che hanno a che fare con il nostro daimyo.
ovvio, se si sapesse che siete stati voi verreste uccisi in pubblica piazza. Quindi cercate di fare con discrezione. Incidente. Direi di sì. Questo potrebbe anche mettere a tacere alcune voci che circolano su di voi e che vi rivelerò quando il compito sarà fatto. E sia. Credo che non abbiamo alternativa. E alla fine Kitsune visse per sempre nella terra degli scorpioni camuffato da vecchia Baiushi per il resto dei suoi giorni. Forse è una scelta abbastanza sana. C'hai dolori alle ossa, ma sti cazzi. quanti giorni avremo per compiere l'incarico? Prima lo compite. Prima avremo le informazioni. Prima avete le informazioni. Prima il vostro collo sarà probabilmente salvo. E sia. Mi ritiro. Meno male che non c'era Kitsune a questo incontro. Avete fatto una delle mosse migliori della tutta la campagna di Five Rings. Facevi esplodere il regno. E mentre vai verso l'uscita della casa del ragno, intanto andiamo da Xiang. Avvertiti loro, io provo a fare quello che avevo detto. Vado alle guardie nobiliari e vedo com'è la situazione intanto. Allora, qua le prigioni sono ovviamente completamente diverse da quelle che hai visto nella parte bassa della città e ti sembra quasi che sia la dépendance del palazzo del daimyo, da quanto è comunque ricco l'edificio. Vedi che le mura sono più alte di quelle dell'edificio del palazzo del daimyo, che ci sono diverse guardie ben armate all'ingresso e che le porte sono non solo molto spesse ma rinforzate in metallo. Il tetto e la parte sopra del muro è ricoperta di spunzoni di metallo. Quindi dall'esterno non... Dall'esterno è impossibile vedere dentro, a meno che uno non possa saltare in aria. Capì, ma in pieno giorno. E non senti ovviamente le urla di dolore che sentivi dall'altra prigione. Ti sembra che siano liberi di girare all'interno del palazzo, ma che siano confinati lì dentro. C'è un palazzo lì accanto abbastanza alto su cui posso salire per guardare all'interno? Sì, ce ne sono diversi. Ne cerco uno che mi permetta di salire su di esso ma di non essere visibile alle guardie. Fai una prova di stealth. E che abbiamo finito i miei dadi. Te li ha rubati la volpe. La volpe prende in prestito. Lo ruba, è come i cani. Come sì, esatto. Non come i coboldi. No, come i cani. Coboldi che torneranno il 17 maggio. Yeee, si pronunciano un sacco di guai. 35. Trovi tranquillamente un angolo che sia nascosto alle guardie e anche a chi passa per strada, ma che ti permetta di vedere all'interno del cortile almeno. Ok. E da lì guardo la situazione e vedo se riconosco chi cerco. Vedi diverse persone, ma non così tante come ovviamente nella prigione del popolo. C'è circa una decina di persone. Vedi i due leoni che c'erano alla locanda, che sono stati picchiati da qualcuno, hanno dei tagli e dei lividi addosso, alcuni dei vestiti sono stracciati. Vedi Umon seduto lungo il muro da solo e tutti si tengono lontani da lui. Ancora la maschera. È tipo quello che è andato e ha picchiato il più grosso e il più cattivo della vita carceraria. E poi le altre 6-7 persone che vedi assomigliano un po' a voi. Hanno tirato dentro un tizio del drago che non è un monaco, ma comunque è pelato.
c'è sicuramente un tizio del granchio, dalle dimensioni, dalla stazza, non può che essere uno del clan del granchio, anche dai vestiti che porta addosso. C'è un altro scorpione che però ha una maschera molto colorata che potrebbe sembrare quella di Kitsune, e un altro paio di samurai che invece sono un po' più sul lato cortigiano della... Ma cos'è, tipo la puntata di Stone Troopen quando hanno catturato lei e Luke? Esatto. Però non erano loro, tipo 50 kg più. Oppure Spaceballs quando scappano. Eh sì, quando scappano le controfigure. E che era una citazione di quella in Stone Troopen. Li abbiamo catturati. Solo le controfigure. Esatto, con la principessa Leila che fuma. La barba. Allora, principessa Vespa. Vespa, giusto, Vespa, Vespa. Il pianeta Druidia. Non c'è modo di parlare perché c'è il muro lì. Dovresti entrare. Allora, tu dentro sei sul palazzo, dentro non ti sembra che ci siano guardie, tra l'altro. Hai visto solo i prigionieri. C'è, oltre al cortile, un edificio piccolo che non confina, non tocca direttamente i muri, dove presumibilmente ci sono i letti per dormire. E non vedi però guardie che girino, se non quelle che sono fuori, dove ci sono le porte. Direi che al momento è avventato fare qualsiasi cosa, torno alla locanda con queste informazioni. Perché ora non è che sia Ocean Eleven faccia evadere qualcuno, non è il caso, non è da Xiang. E tornando invece a Kitsune e Ryuk, giusto, il daimyo dopo un po' mi dice: ma lasciate che chiami mio figlio, credo che sarete contenti. Si alza e apre la porta. Akuseki, vieni! Akuseki arriva svogliato come sempre. Dalle padre. Poi vede Kitsune, gli corre incontro, lo abbraccia e gli fa: Kitsune! Kitsune-sama! Quanto tempo! Risponde il Kami. Zitto! Faccio. Sei sempre il solito. Cos'è? Adesso non parli più? Succedo con la testa. Se non dice niente il Kami, non dico niente. No, parla il meno possibile. È una domanda stupida. Sì, quindi esatto. Non dice niente. E voi dovreste essere? Sono Isawa Ryuk. Vedo che vi conoscete da molto tempo. Ah, un'altra nobile fenice. Non siete stati trascinati anche voi nelle storie dei lupi, vedo. E così è, sto aiutandoli in una ricerca molto importante di cui vorrei parlarvi, perché penso che potreste esserci molto d'aiuto. Io mando al Kami mentalmente di dire testuale frase: il leone è rimasto senza il pavone. Perché viene siete andato? Lui guarda un attimo in giro, sempre i Kami a fare il tuo lavoro. Voi Shugenja veramente non siete in grado di fare nulla da soli, eh? Io gli faccio lo sguardo quello che lui mi conosce, quello che dice: è reciproca la cosa. E infatti si mette a ridere, ti dà una pacca sulla spalla. Quale ricerca? Io purtroppo non posso uscire da qua per ordine di mio padre. Capisco. E mi rivolgo ad Agashi-sama. Guardo e dico: Agashi-sama, se sareste disposto ad ascoltare quello che abbiamo da dire? Sono estremamente disposto ad ascoltare quello che avete da dire. Purtroppo le situazioni in città sono abbastanza turbolente e qualcuno potrebbe pensare che uno dei ricercati potrebbe assomigliare a uno di voi, quindi vi invito a rimanere nel mio palazzo il più possibile. Qua le guardie non ci daranno fastidio, come non danno fastidio al mio scapestrato figlio. È semplicemente un... riferito al fatto, quasi ti assicuro. Avete detto che potrebbe essere scambiato per uno dei ricercati qualcuno del nostro gruppo, se ho capito bene? Beh, a parte voi, credo molti di loro. Forse tutti.
Mi pare di capire, Agashi-sama, ma che voi ne sappiate molto più di me. E visto che il mio compagno in questo momento ha fatto voto di silenzio, se avete qualche cosa che potrebbe esserci utile in tal senso, sono tutto orecchie. Beh, come vi dicevo, il daimyo, il cugino del daimyo è stato trovato sgozzato. Doveva essere uno degli invitati al matrimonio della figlia del daimyo, che risulta attualmente ancora scomparsa. E mio figlio era un amico di famiglia del daimyo, quindi si è premurato di andare a portare la notizia insieme al vostro altro compagno Tsurushi Iwao. Il nobile Tsurushi e mio figlio non hanno fatto in tempo a giungere al palazzo del cugino del daimyo, che era già stato ucciso. Ma sapete com'è, le voci corrono, i lupi erano in città e poi sono scomparsi nella notte, due sono stati visti vicino al palazzo della persona uccisa e la gente ha iniziato a domandarsi dove fosse finita la vecchia Bayushi, che nessuno ha più visto da quando è arrivata a casa del daimyo. Quindi le voci mi hanno portato a pensare che fosse il caso di mettere a tacere quelle che riguardavano mio figlio, e dato che voi siete qua e siete suoi amici, farei la stessa cosa anche per voi. Ebbene, penso che potremmo esservi molto utile. Ti guardo per capire se mi dai il consenso. Parla. Di parlare. Io non so che tanto è quello simile, quindi qualsiasi cosa ti vuoi dire va bene, tanto casino la volpe. Tu hai fatto già cenno così e il cambi della terra dice parla. Parla. Ok. Ebbene, Agashi-sama, in una delle mie visioni, quando ho interrogato i kami per comprendere cosa fosse successo alla Bayushi, ho visto una persona che ha praticato su di lei un rituale del sangue. Questo Mao Tsukai potrebbe essere dietro a tutto quello che sta accadendo. E quindi noi lupi stiamo cercandolo, sapendo che l'ultima volta si trovava in questi territori e potrebbe esserci ancora traccia di lui. È veramente così grave? Addirittura uno stregone del sangue? Io gli mando cose per parlare con il kami per metterla. Io ovviamente gliela dico tipo: e questo Mao Tsukai brucia e risorge dalle sue ceneri? Questo è quello che gli mando io. Poi il kami della terra dice: è uno di voi, trovatelo. Io faccio così verso Kuseki. Ci sono, lo zittisco il kami, però diciamo semplicemente gli parlo sopra, dicendo: è possibile, naturalmente, che si stia fingendo un membro della famiglia Agashi. Trovarlo porterebbe sicuramente un vantaggio e difenderebbe l'onore di questo clan. Se qualcuno si sta fingendo uno di noi, mettendo in pericolo la vita di mio figlio, non mi darò pace finché la sua testa non penderà dalle mie mura. C'è qualcosa di più che posso dirvi. E gli descrivo i lineamenti di questa persona, visto che io l'ho visto in una visione, facendo in modo, senza dirlo esplicitamente, di fargli capire che assomiglia a lui. Ovviamente, per farglielo capire, dico semplicemente: aveva i capelli più o meno come i vostri. E ogni tanto gli butto dentro qualcosa per fargli capire che gli assomiglia. Gli occhi come i vostri. Gli occhi come i vostri. No, però gli descrivo i vestiti. Fai la prova di cortigiano. Esatto. Per vedere se gli guardi, le faccio un identikit. Eccolo. Esatto. 9-9. Aspetta, forse tengo 3. Forse tengo 3. Dov'è? 9-9-7. Buono. Quindi buono. 5. Buono. Vedi che lui inizia a fare 2 più 2, capisce dove vuoi andare a parare e dice: è estremamente grave tutto questo. Molto grave. Beh, sono felice che siate venuti a parlarne con me a questo punto. Io tiro fuori una ciotolina, se niente metto un po' di incenso dentro, inizio a triturarlo, poi lo accendo e magari ci metto un po' di più, ma voglio, senza parlare, invocare gli spiriti dell'aria. Mm-hmm. E lancio un incantesimo.
Jade Strike! Non è dell'aria, però più o meno. No. Voglio lanciare Mist of Illusion. La nebbia delle illusioni. È tipo immagine silenziosa un po' più potente. Ce l'ho fatta. E mentre lui sta parlando la parte finale, gli faccio vedere quello che ho capito io della sua visione. Cioè, tipo, non c'è suono, però è molto accurata ed è quasi impossibile da differenziare da realtà, a meno che non ci interagisci, chiaramente. Faccio vedere il tizio simile a lui, questo qua lo so solo adesso, quindi lo faccio adesso, simile a lui che si avvicina con la vecchia seduta, che sta scrivendo, si passano la cosa, lei viene ferita e lui si mette il fazzoletto in tasca. Esatto. A seguito di questo... Mentre, cioè, questo qua lo sta facendo tipo la cosa dell'incenso, questo e io invece riferisco quello che accade dopo. Cioè, dopo aver visto questa cosa, vado avanti con la narrazione. Dopo questo fatto, Bayushi ha fatto questo e quest'altro, eccetera, eccetera. E faccio vedere tanto. Quindi minuti. Riteniamo che fosse sotto l'effetto di una stregoneria. Sì, così chi mi aveva raccontato di ciò che è successo quell'infausta sera. Non pensavo che fosse così grave. Pensavo fosse solo l'ennesimo colpo di coda dello scorpione che cerca di ribaltare i propri vicini per profitto personale. Ma questo è ancora più grave. Vedi che si alza e va verso la statua di Giada. La guarda fisso. Ho tenuto questa statua in questa stanza così a lungo da essermi dimenticato di quanto potente possa essere questa Giada. Ci mette una mano sopra. E purtroppo mi trovo nella situazione di dover chiedere qualcosa che non vorrei chiedere a dei nobili ospiti, amici di mio figlio. Ma devo invitarvi. Mentre tocca la cosa, non gli sta bruciando la mano. Ok. Devo invitarvi. Sta andando nella terra con lui. Devo invitarvi a toccare questa statua per essere sicuri che voi non siate sotto l'influsso di un Mao Tsukai. Io ridacchio. Metto una mano sulla spalla a Kuseki e sparo un Jade su di me e su di lui. Ok. Un Jade Strike. E morite. No, io non sono corrotto. Perché? E a Kuseki. Ah, però. Beh, passato, tanto non ho usato Raze, quindi lampo di Giada su noi due. A Kuseki urla, fa un urlo da ragazzina spaventata. Okay. Come suo solito. E quando si riprende un attimo si... Io guardo su Kuseki, gli faccio un cenno, poi mi alzo e vado a toccare la statua. Ok. E si girano tutti verso di te. Io mi alzo. Avevo notato i numerosi oggetti importanti che vi sono in questa stanza. E mi permetto di farvi i complimenti per il decoro e l'eleganza. Ho visto, infatti, ho notato questa ciotola di... probabilmente apparteneva a Shinsei o a qualche pellegrino. Era da tempo che non vedevo un oggetto così raffinato per la sua importanza. E mi reco verso la ciotola di legno. Il cane dice, tocca la statua, andiamocene. La statua! Dice così il cane. Sì, perché lo sto pensando io. Naturalmente. Infatti, quando vedi che vai verso la ciotola con la coda dell'occhio, noti che il daimyo ha già allungato la mano verso qualcosa dietro la statua. Bellissimo. Naturalmente, continuando a parlare, vado verso di loro. Naturalmente sono io che vi chiedo il permesso di toccare un così nobile oggetto che rappresenta la fenice, il nostro cane, e la tocco. Okay. Però do un'occhiata a cosa c'è dietro mentre lo faccio. Dietro vedi che nel pilastro che sorregge la statua c'è infilata una katana che non si vede a meno che tu non sappia come prenderla. Hai visto che ci stava andando qualcuno? Bellissimo. Ora che possiamo fidarci l'un dell'altro, che cosa sappiamo di un individuo chiamato il ragno?
Il ragno si potrebbe dire che è l'unico mio alleato in questa città di depravati e guerrieri che pensano solo a staccare braccia e teste, senza la minima eleganza o il minimo contegno. È un uomo dalle molte risorse e la cui parola è estremamente importante. E allora perché ci ha chiesto di uccidere tuo figlio? No. Non lo so. È estremamente importante. Mi fido quanto mi posso fidare di uno scorpione. Che su ne fa la faccia? Proseguita, si toglie un secondo la maschera. Voi viaggiavate con uno scorpione? Sì, ma si sente il cambio, fa zero. Lui ti guarda e dice: anche voi viaggiavate con uno scorpione. Alcuni scorpioni possono essere delle persone di fiducia quando sono ancora giovani. Invecchiando in genere tendono a diventare avidi. Dunque possiamo fidarci di lui? No, assolutamente no. Ma sono anche sicuro che, dato il nostro accordo, non cercherà di mettervi i bastoni tra le ruote. Non gliene verrebbe nulla ed è una persona che pensa esclusivamente al proprio guadagno personale. Ebbene, visto che stiamo cercando questa persona, sarebbe opportuno, secondo voi, chiedere informazioni anche al ragno? Potrebbe essere utile. Purtroppo, come vi dicevo, vi consiglierei di non uscire dal mio palazzo, quindi lo contatterò io e gli chiederò di venire qua. Io guardo Kuseki come bello con lo sguardo, che lui sa tutte le volte che non mi hanno permesso di uscire o mi hanno consigliato di non uscire da una parte, come è finita. A Kuseki fa spallucce. E il daimyo, e vedi che il kami sta zitto perché ha capito, sì, che non era il caso di dire lui scapperà. Sì, sì, pure. Ma senti che l'avrebbe voluto, sì, per metterti un po' in ci brazzo. Stava. Non l'ho fatto. Tutto penso glielo direbbe a Kuseki subito dopo. Ti prego, a Kuseki, mostra ai nostri ospiti le stanze dove possono riposare. Io mi alzo. Sentitevi come se foste a casa vostra. Mi sento esattamente così. Io mi alzo, faccio cenno con la testa e poi mi giro per uscire dalla stanza, dalla parte dove non ci sono le stanze. Vedi che Akuseki ti raggiunge, ti prende sotto braccio. Lo so che vuoi uscire da questa parte, ma ti prego, aspetta almeno che nessuno ti veda. Fallo per me. Lo sì. E ti porta verso... Era meno mancanza di rispetto così che sparire nella terra, poi dalla mia stanza e andarmene. E lo seguo. Le stanze in cui vi porta sono delle stanze estremamente, siamo da soli, grandi. Eh? Ognuno ha la sua stanza. No, ma siamo solo io, lui e Akuseki? A un certo punto non c'è più sì, un sì, vedete che le... No, e anche le guardie all'interno del palazzo praticamente... Che diavolo ci fai qui, Akuseki? Quando siamo andati via io e Tsurushi, che siamo passati dalle terre del cugino del daimyo, ed è stato ucciso. Ed era già stato ucciso. Ho pensato di tornare indietro per chiedere a mio padre di mandare degli uomini a investigare sulla cosa. I lupi hanno scoperto delle cose. Quello che hai sentito è tutto vero. Ma in 2 settimane, 2 daimyo della famiglia Matsu attaccati, e se di cui uno morto. Questo il bersaglio o qualcosa di collegato a tutta la storia? Quello che è morto? Potrebbe anche essere un piano più grande per mettere nei problemi la famiglia Matsu. Potrebbe. O l'intero clan del leone. Potrebbe, questo vuol dire che continueranno a cercare di ucciderlo. È possibile. Lui e altri. Non è semplice come un tempo quando bastava l'odore di una preda. No, temo che questa preda sia molto più grande o forse troppo piccola perché noi ce ne accorgiamo. Il problema, secondo la volpe, è che cambia odore molto facilmente. Beh, lasciate che vi mostri le vostre stanze. Stai attento. È qualcuno che si spaccia per il piccione, per uno dei piccioni di fuoco. Sono sicuro che i gattini della foresta sapranno difenderci anche stavolta.
In questo momento ti ricordi che non sai dove è il tuo gatto. È probabilmente in giro per la città. Fortuna non siamo a Vicenza. Trova sempre la strada di casa. Noi abbiamo bisogno di raggiungere gli altri, quindi non ci fermeremo qui a lungo. No, e non mi fermerò qui nemmeno io. Quindi raggiungimi nelle mie stanze quando il sole sarà già sceso. Ti mostro come uscire di qua senza problemi. Beh, la volpe non ha problemi a uscire da nessun posto. Ok, quindi porterai fuori anche me. Ottimo, grazie. Sapevo di poter contare su di te. Io non ho sentito nulla. Lo dico ad alta voce e vado nella mia stanza. Intanto, tornando a Ida e Kakita, siete fuori dalla casa del ragno. Da che parte volete andare? Tornate alla locanda o... Alla locanda. Senti Kakita, cosa ti dice questa situazione? Potrebbe essere una... un'arma a doppio taglio. Non so se il ragno abbia ben chiaro che cosa ci ha chiesto di fare. Se lo voglia veramente o se voglia metterci alla prova. Se è veramente così vicino al daimyo come ci ha raccontato, chiederci di uccidere un altro membro della famiglia Agashi in questa città potrebbe essere una prova per vedere se siamo affidabili. Potrebbero essere già d'accordo? Non lo so. E poi che ci chieda di uccidere proprio il nostro compagno? C'è qualcosa di molto, molto poco chiaro. Sì. In questa storia. Decisamente. Decisamente. A parte che non saprei nemmeno dove iniziare a cercarlo se non in un bordello. Quello sarebbe il meno, credo. Si farebbe prima o poi trovare lui. Basta seguire il rumore, la confusione. Al di là dell'accettazione relativamente al tenere una porta aperta, non lo so. Tu veramente vorresti uccidere Akuseki? Farei molta fatica, devo dire la verità. So che può non essere la persona più gradevole in determinati momenti, ma da qui a dire che merita di morire passa un sacco di acqua sotto i ponti. Io credo che in questa città ci sia un bel conflitto di potere e che noi ci siamo finiti in mezzo. Odio queste cose di corte. Però c'è un problema in questo momento. Lui mi ha fatto chiaramente capire che possiede la leva per farmi agire come lui vorrebbe. Quindi quasi quasi mi verrebbe da dire che il buon Akuseki potrebbe sconfiggere il grande Ida e ucciderlo, mentre Ida cercava di uccidere lui. Vuoi farti uccidere da Akuseki? No. Lo ritengo estremamente poco probabile. Voglio che il corso degli eventi faccia sì che io sparisca. Parlo fra le illusioni. Mentire a un ragno non è disonorevole. È un ragno. I ragni vanno schiacciati in genere. Esatto. Il problema fondamentale è crearci il fattore sorpresa in una città in cui lui domina. Beh, quello potrebbe non essere così impossibile. Dopotutto, ci sono diversi modi per fingere la morte di qualcuno. Ovviamente, difficilmente Akuseki ti potrebbe sconfiggere in duello. Verissimo. Come chiunque altro dei lupi. Quindi, se tu fossi avvelenato in una taverna... Ah, sì? Una notte... Sarebbe estremamente plausibile. Decisamente. Soprattutto se tu sfidassi pubblicamente Akuseki chiedendogli di
avere un duello il giorno successivo. È un'esca molto ghiotta. Non sarei mai stato così acuto, devo dire la verità. Gli anni sulla strada mi hanno costretto a trovare delle soluzioni alternative ai miei problemi. Sì, credo che sarebbe un buon addestramento anche per i giovani soldati del granchio. Stare un po' sulla strada e non solo sul muro. Credo che siano più utili sul muro che sulla strada, purtroppo. Questa è la verità. Se non ci fossero i granchi, chi lo potrebbe fare? Gli scorpioni? Le mantidi? Forse i leoni. I leoni? No, troppo altezzosi, però. Sarebbero troppo persi a controllare la propria criniera per badare a quello che avviene oltre. Anche questo è vero. Forse gli unici adatti potrebbero essere i ragni. Ti immagini? Credo che stringerebbero accordi. Potrebbe essere un modo per limitare il problema, comunque. Vero. Non il mio preferito, ma meglio che lasciarci nelle mani dell'ombra o degli scorpioni. Beh, loro direi che ne stanno già facendo abbastanza. Comunque abbiamo dei leoni da salvare, a quanto pare, e delle fenici da contattare. Esatto, sì, direi di aspettare gli altri e confrontarci su quelle che sono le nostre intenzioni, raccontandogli la storia. Quando Ida e Kakita arrivano alla locanda, anche Xiang è già arrivato. E quando arrivi, il locandiere non si trova da nessuna parte. La locanda è rimasta aperta perché nessuno l'aveva chiusa. Dentro trovi della gente che si è presa da mangiare e sta bevendo, ma il locandiere non c'è. Non c'è da nessuna parte. Oddio, ci sarà gente mezza avvelenata. Probabilmente sì. Infatti non vedi tantissima gente, vedi che ci sono diversi piatti abbandonati sui tavoli. Bicchieri mezzi pieni abbandonati lì. E due che dietro al bancone si stanno prendendo da mangiare e da bere. Ti fanno cenno. Non inchino, proprio cenno. Io prendo il mio posto a un tavolo, possibilmente libero, e aspetto. E dopo qualche minuto arrivano Ida e Kakita. E gli faccio un cenno. Mm-hmm. Ci avviciniamo, io mi avvicino. E poi molto, molto, molto sottovoce. Kakita intanto va dai tizi che erano dietro al bancone che si sono presi da mangiare. Vedi che si avvicina, sussurra qualcosa nell'orecchio a uno, muove un po' il pollice sulla lama della katana, quella vera, e i due si guardano e spariscono ed escono di corsa dalla locanda. Siamo soli? Si avvicina alla porta, Kakita la chiude. Perfetto. Siamo soli. Beh, intanto prima di parlare mi alzo, tiro una pedata alla porta, quella sul retro da dove il locandiere era andato a, e guardo cosa c'è di là e che non ci sia nessuno. No, vedi che c'è delle assi del pavimento che sono state spostate. Evidentemente è stato preso qualcosa da sotto. Ok, è proprio... Ok, ho fatto il grande salto. Esatto. Quanto l'ha detto, con questa taverna esatto. Non ci guadagniamo diventerà, niente. Diventerà il locandiere... dall'unicorno probabilmente, esatto. Il posto più lontano possibile nell'umanità. Ok, allora con tenendo comunque la voce bassa racconto tutta la... Ah giusto, piano di sopra prima, ferma. Ah ecco, sto dicendo, ma... detto uno di voi non è... Il daimyo ci ha detto. No, il ragno vi ha detto che uno di voi non è quello che dice di essere. Esatto, quindi vado su e controllo anche il... Anche di sopra non trovi nessuno. Ok. Sbarrato tutto lo sbarrabile, racconto a Xiang tutta la nostra vicenda e anche le nostre riflessioni in merito. Io vi racconto di quello che ho scoperto. Che un mone è imprigionato. Lo dico a Kakita. E noi siamo ricercati. Esatto. Lo dico guardando Kakita. Kakita, vedi che... Oh.
giustizia è stata fatta finalmente, spero per un picchino. E che stanno cercando sei persone, che non tutti sono samurai quelli che cercano. E infatti alle prigioni altolocate, chiamiamole così, ho trovato un discreto assortimento, tra cui i due leoni di ieri sera, con evidenti segni di collutazione. Umon e altre 6-7 persone che avevano, diciamo, il nostro aspetto. Questo è abbastanza preoccupante. Hanno trovato qualcuno con i capelli bianchi e una benda sull'occhio? No, no. Se non l'avrei segnato. Beh, vuol dire che io mi posso muovere liberamente in giro per la città, allora. Cioè, anche l'unico drago che hanno catturato era molto più vistoso di me. Però sanno che è un drago. Sanno che è un drago, ma non con queste vesti. Bene, quindi direi che siamo accusati ufficialmente di qualcosa, se no non ci sarebbero cercando in un territorio al di fuori del clan. Sembra che siano un gruppo di samurai che abbiano ucciso una persona, a quanto pare, importante nel territorio del leone e siano fuggiti verso nord. Bene. Perfetto. A quanto pare i nomi sono noti alle guardie, ma non ho voluto fare troppe pressioni. Vabbè, anche perché a occhio e croce forse li sappiamo i nomi. Posso mandare, posso mandare un messaggio tramite questo un Telegram, sì. Legacy of Case No Name. Case No Name. Case Nohame. Case Nohame. Ok. Mando un uccellino a loro per avvisarli che noi siamo bloccati, fra virgolette, qui, perché. E gli avviso che. Io sto aspettando che ci dica quando andarcene così, che ce ne andiamo. E gli avviso. È un tiro 5K3. No, ma a me serve avvisare loro che siamo ricercati. Vabbè, glielo andiamo a dire. Lui l'ha detto a me, ma io gli spiego il perché. Glielo andiamo a dire di persona. Certo. Sì, ma lui ci ha detto: siete miei ospiti, vi consiglio di non uscire. Sì, poi dopo noi. Ho capito, ma. Ma lui è lo stesso messaggio. Loro sanno che io e noi siamo qui. Poi magari. Metti che vogliono venire a trovarci loro. Io non lo so. A me non mi piace essere bloccato in un posto. Si può. Sì, ma al massimo ci andiamo a Yakuza. Vabbè, 2-10 e un 9. Vabbè, un altro 10. 76, va bene. Com'è che praticamente è un aeroplano? No, praticamente il kami crea un uccellino che sembra esattamente uguale agli altri uccellini, che porta a loro questo messaggio praticamente. E poi gli parla quando arriva da loro. Voi vedete, credo, un uccellino che si posa sul tavolo in mezzo a voi. E si agguata! E esplode. Deliver the message via a whisper. Quindi gli sussurra la cosa, però la possono sentire loro. E che cos'è che gli dice esattamente? Siamo ospiti trattenuti. Ci ha consigliato il daimyo di rimanere qui perché siamo ricercati. Se me l'hai detto secondo questo messaggio? Allora io ti ho detto aggiungi anche Akuseki è qui. Akuseki è qui. Lui si è proposto di aiutarci. Ok. E dice che contatterà lui il ragno. E gli ho spiegato tutta la situazione. Abbiamo mandato questo perché immagino che Akuseki voglia aspettare un attimo prima di andarsene. Sì. Adesso sarebbe un po' troppo vistoso. Quindi abbiamo trovato Akuseki che è al palazzo del daimyo. Perché? Proprio oggi che il ragno ci ha chiesto di ucciderlo e il daimyo dice che contatterà il ragno per portarlo al suo palazzo. La cosa è sempre per voi quel messaggio è un mindfuck incredibile, per noi è normalissimo. È ancora più assurda la situazione. Decisamente. Non ho proprio idea di chi ci possiamo fidare. Ma non del ragno, evidentemente. No, no, direi di no. Direi anzi di dover giocare d'anticipo. Appunto. E di correre dal daime. Ma almeno i nostri amici non sembrano prigionieri. Gli unici prigionieri che ho visto erano come Umon letteralmente in una prigione. Questo e ancora non sappiamo perché è stato arrestato. Questo è vero? No, questo è vero. Però è anche vero che in una città come questa, che si regge su un accordo tra due poteri,
di cui uno è evidentemente un potere legato all'informazione e al sotterfugio, io non mi andrei a rinchiudere nella tana del nemico, perché noi non possiamo sapere chi c'è già là che è d'accordo con il ragno. Non andrebbe a chiamare il ragno. Voi sapete chiaramente che più siamo forzati, più vuol dire che Kitsune esce prima. Quindi ci conviene, secondo me, attendere e cercare di sparire. Ma sparire davvero. E gli spiego l'idea che avevamo di farmi morire per finta. Pianti? Cosa? Ti fermo. Ok, Akuseki sta aspettando che passi almeno un'oretta. Sì. Un'oretta. Ci vediamo nel giardino. Gli ha detto di andare nelle sue stanze. Ok, lo raggiungiamo. Siamo pronti? Credo che sia passato abbastanza tempo. Mio padre si sarà distratto con qualcuna delle sue. Siamo un giro nel giardino? Concubine, sì. Il giardino sul retro. Va bene anche qualsiasi appezzamento di terra. Ma non c'è bisogno, se vogliamo. Io non la so. La volpe esce sempre con stile, quindi voi scegliete il. Lo stavo dicendo solo perché non so quanto ancora possiate tirare la corda con i kami, dato che gli chiedete sempre di fare qualunque cosa. Oh, beh, oggi la volpe ha chiesto veramente poco. Ah, allora non c'è problema. A meno che non ci attacchino un gruppo di ninja appena fuori da qui, ma quello ci penserà Akuseki, il più grande guerriero della Fenice. Sapete che ho anche un altro titolo? Akuseki il velocissimo? Non nei bordelli, ma lungo le strade sì. La volpe aveva sentito così anche da altre parti, no? La volpe purtroppo ha solo un orecchio, quindi sente le cose sbagliate. Stando sempre sottoterra potrebbe distrarsi ogni tanto e non sentire bene. Quanto ho fatto? 6. Uno per volta però. Prego, da questa parte. Mi fa fare il giro. Ma io non vado. Ah, beh, quello è tutto un tuo problema. Bravo, sei stato tu. Ah, tu non vieni? Ti arrivo a prendere. Se i nostri compagni dovessero venire qua dopo aver sentito il messaggio. Il messaggio è stato mandato un'ora. Più di un'ora fa. Andate voi. I lupi sono molto rapidi. Preferisco. Se i lupi non sono qui. E noi ci attacchiamo alle motivazioni. C'è un motivo per cui vorrei essere qui. Che potrebbero arrivare notizie dal ragno. O addirittura presentarsi qui lui. Tieni i lupi aggiornati. Vi terrò aggiornati. La volpe non è in grado di parlare con gli uccelli come te o come Akuseki. In ogni caso, domani a quest'ora troviamoci alla locanda se non abbiamo notizie l'un dell'altro. Sì. Questo metallo passato sotto. No, lo stavo per dire. Sì, infatti. Basta che non sia passato la battuta a Akuseki. Quindi è pronto il pavone a sotterrarsi per un istante? Sì, anche se che il Kerogin il vestito. Che il Kerogin ti abbracci. Gli metto una mano sulla spalla e provo a lanciare. 1-1-1! No, c'ho un race gratis. Morto, soffocato sotto terra. C'ho un race gratis, quindi volendo vi faccio tirare anche di più. 9, schifo, 4, schifo. 13, 16. Passato di 1. In più perché c'è un race gratis. Quindi gli dura un'ora e mezza. E può entrare nella terra e navigare sottoterra vedendo, avendo i suoi sensi e tutto quanto, e poi ve lo lancio pure a me. Un po' meglio direi. Te stesso va bene. Lui aspetta te perché in realtà non sa da che parte siano gli altri, non sa dove sia la locanda. Dove ti dico qual è la locanda, anche perché sarà difficile seguirci sottoterra, oppure gli do la direzione. Ok, ci rivediamo fuori nel vicolo proprio in là e poi gli do vari step. Bene. Teniamoci aggiornati. Come dicono alcuni del clan El Kirin, quelli Gaijin. Sì. Alcuni del clan del Kirin, ma anche se in questo caso non so quanto si adatta, in bocca al lupo. In bocca ai lupi. In bocca ai lupi. E credimo spariamo nel tutti. Terreno. Grazie. Siamo sulla buona strada. Ci siamo, dai. Esatto.
e abbracciati dal Kero Jin-Jin. Andiamo. Kero Jin-Jin, arrivate alla locanda. Locanda che trovate. Kero Jin-Jin. Okay. Che trovate chiusa. Zan zan zan. Ma guardando da dentro, la luce è accesa. Qualcuno c'è. Kakita mette fuori la testa, apre la finestra e mette fuori la testa. Oddio. La richiude subito. Oh, no, faccio o Shinsei. Guardando Kakita facendo finta di spaventarmi. O Kami. Chiude velocemente la finestra e viene ad aprirvi la porta. È sempre un piacere vedere anche te, Kitsune. Sempre reciproco. Non eravate bloccati dal daimyo? Entro nella locanda. Lo chiedo perché ci avete messo molto ad arrivare. Purtroppo Izawa ha deciso di rimanere lì a controllare la situazione, in quanto la situazione è abbastanza complicata. Ah! Tada! Mentre sei che entra nella faccio stanza. Faccio proprio così, con le mani. Tada! Sangue ovunque. È lui che vi guarda. Come? Ida-san? Io poi faccio ritorno nella terra e ritorno lì, dentro il palazzo del Dario, ma a distanza con lui. Non mi ha funzionato male l'incantesimo, non sono neanche riuscito a uscire. È andata male. Xiang, e ti mette una mano sulla spalla. Io rimango sull'imbarazzato perché mi tocca. Sai che se lo uccideste adesso nessuno potrebbe dire che siamo stati io e lui? Noi eravamo lì da lui, dal daimyo. La taverna è chiusa e non c'è nessuno. La taverna è chiusa e non c'è nessuno. Akusei che è padre. È scomparso nel nulla. Ci hanno fatto notare che sono alleati di questo ragno. Ah, aspetta una cosa. Vedi che Akuseki si infila una mano nel kimono e tira fuori. Non mi sembra il momento. Ah. Un piccolo pezzo di giada. Devo chiedervi di toccarlo. Hmm. Come mai questa fissazione con la giada padre, recentemente? Mio padre, no, mio no padre è sensata, ma. Ha sempre avuta storie di famiglia. Io lo tocco. La città non è nata credo sulle che abbiano ceneri problemi loro. Di un cimitero, di un Mao Tsukai. E mio padre ha sempre avuto questa fissazione. Facciamo una cosa che faccio tutti i giorni. Tu probabilmente sei tocco. L'unico che potrebbe avere un motivo per avere il taint, sì. Tra l'altro. Anche Kakita la tocca senza, senza problemi. Umon? Umon? È in prigione. Come in prigione? Purtroppo a quanto pare. Cioè l'unico scorpione incapace ce lo se portiamo dietro noi? A quanto pare. Kakita, non penso che ci sia molto onore a uccidere una persona che si fa arrestare così come un fesso. Infatti spero che lo impicchino, così non devo prendermi la briga di farlo io. So che sarebbe uno spreco di lama. Che inutile. Ci sono stati dei tafferugli al porto, infatti in prigione ci sono sia i due leoni che abbiamo visto ieri sera. Il daimyo ha detto che sarebbe il caso di andare tutti al suo palazzo per rimanere al sicuro perché ci stanno cercando. Ida-san, glielo spiegate voi? No, sai qual è il problema che si pone la volpe? È che di solito quando qualcuno cerca i lupi non finisce mai bene per quel qualcuno che li cerca. Ida-san, glielo spiegate voi? Sì, Akuseki. San. San. In che rapporti siete con il ragno? Sono alleati. Con sì. Il padre. Mio padre è un suo alleato. Sua moglie è una mia conoscenza, ecco. Ah, ecco. Adesso capisco. Ma perché. Quale moglie di questo paese non è tua conoscenza? Quelle brutte. Adesso capisco perché il ragno mi ha chiesto di ucciderti. Cosa? Ida, sei sicuro delle parole che hai appena pronunciato, vero? Oh, certo. Ha chiesto a te, Ida, granchio, di ucciderlo. Ha chiesto ai lupi in cambio di informazioni sulla nostra ricerca. Mi pare un filo eccessivo da parte del ragno questa reazione. Di uccidere Akuseki. Vabbè, facciamolo. In maniera discreta. Beh, più discreta di così. Affinché il padre sostanzialmente ci possa passare sopra. È qui, è fermo, non può fare niente, non sa neanche combattere. No, scherziamo. No, scherziamo. Sono stato vostro compagno nei vostri momenti peggiori e non vi ho mai abbandonato. Non mi sembra questo il momento di mettersi a fare certi pensieri e sbatte contro Kakita che non si è mosso di un millimetro dietro di lui.
Chiaramente, scherzi a parte, o forse no. Quindi il tutto mi sembra si proprio informato questo ragno. Ha una scaramuccia di corna? Beh, le fenici non hanno corna, quindi non saprei. Mi sembra alquanto stupido questo ragno. O che sia una prova? In quanto alleato della famiglia, magari è una richiesta per vedere se l'avessimo fatta? Io non ne sono così sicuro. Neanche la volpe, però... Una persona che vive di informazioni mi sembra sia stupido che chieda a un branco di lupi di fare a pezzi, non che sia una tentazione, ma di fare a pezzi uno del proprio branco. E Kakita dice, beh, tecnicamente ce l'ha chiesto proprio perché noi possiamo arrivare dove lui non può arrivare. Sì, ma se conoscessi un minimo della nostra... Ma era gloria, onore? Gloria. Un minimo della gloria dei lupi, non... Nessuno farebbe una richiesta così stupida, perché nessun lupo accetterebbe mai. Forse Umon, ma nessun lupo accetterebbe mai. E Akuseki si gira verso Kakita. Dice, beh, nella storia dei lupi però ci sono anche i lupi che hanno massacrato altri lupi. Perché se la sono cercata tra di loro. Non che mi risulti. E vedi che si allontana da Kakita molto velocemente. Io guardo proprio in faccia di dietro faccio... E Kakita in questo momento non riesce a capire, sei nonostante le tue cose, quanto è incazzato e quanto si sta rodendo dentro per quello che ha fatto. Ma vedi che sta soffrendo. Spacciarsi per un'altra persona, fingersi il proprio fratello e finire in una tragedia del genere, non credo che sia una cosa che sia stata scelta e voluta. In questo caso è stato proprio chiesto, è stato chiesto letteralmente, uccidete Akuseki? Sì. È lievemente diversa la situazione Akuseki e Kakita. Sì, ma dal punto di vista del ragno, i lupi hanno già ucciso altri lupi. Io mi sposterei da questa questione, visto che non è gradevole per tutti. Io però vorrei vederlo un duello Ida contro Akuseki. Sì, però vi... Quando Xiang saremo... contro Akuseki. Quando saremo molto vecchi e avremo visto ogni angolo di Rokugan... E avremmo allora... trovato tutte le donne di Rokugan. Allora mi metterò in pace con me stesso e sfiderò chi preferiresti uno di voi. Con chi pensi di avere più chance? Kitsune. Contro Ida? No, no, contro me non ne avresti nessuna. Contro Ida o Xiang? La finiamo con questi giochetti, per favore. Beh, preferirei essere ucciso da Kakita a questo punto. Ma senza onore. Una spada fuori da un polmone. È abituato a uccidere altri lupi. E Kakita non prende benissimo questa frase. No. Akuseki, ti chiedo di finirla. Scusate, ora capisco. Scusate. Però capisco il ragno. È più forte di me delle volte. Allora, ok. Anche il ragno è punto sul vivo. Perché Akuseki ha intrattenuto rapporti. Si è scopato la moglie. Signora. Sì. Sarebbe più giusto dire che lei non ci l'ha sarebbe lasciato. Non ci, se Akuseki fosse imperatore non ci sarebbe più differenza di clan al mondo. È probabile. Sarebbe un impero migliore. Forse. Okay. Sarebbe anche un impero di cui la maggior parte avrebbe la tua faccia. Non possiamo, non possiamo cedere questo vantaggio al ragno. Non possiamo uccidere Akuseki, almeno non adesso, magari dopo. Beh, dipende come si comporterà. Beh, per questo non prenderò mai moglie, o se la dovessi prendere non la farò mai conoscere Akuseki. Potrebbe comunque morire, nel senso, non ci ha detto in che condizioni. Sì, ma dovremmo portargli una prova. E in un incendio non sopravvivono. E soprattutto dovrebbe essere d'accordo il padre. Certo. Altrimenti ci verrà a fare. No, lui. Ma in un incendio non sopravvivono delle prove. Beh, se mio padre scoprisse che il ragno mi vuole morto, credo che la città ne soffrirebbe parecchio. Tuo padre se la prenderebbe? Mio padre se la prenderebbe. O sa che tanto gran parte di Rokugan ti vuole morto? Si farebbero guerra e la città finirebbe in mezzo. Quindi la volpe non comprende questo. La volpe se ne intende, purtroppo, di politica. Ma se aiutati da... Sarebbe estremamente stupido fare una richiesta del genere a degli sconosciuti, probabilmente ricercati, che potrebbero benissimo andare dal padre di Akuseki in quanto
padre di Akuseki, Akuseki membro dello stesso gruppo di cui fanno parte queste persone a cui non hanno chiesto di ucciderlo. Cioè, è sicuramente o una trappola o sicuramente il ragno mentiva, non gli interessa Akuseki, voleva vedere come... Ma questo è evidente. Il problema fondamentale è come uscire dalla trappola senza farla scattare. Non uccidendomi. Nessuno vuole ucciderti, Akuseki. Allora, a meno che non ti uccidiamo. È quello che stavo suggerendo. Esatto. D'accordo con tuo padre. Esattamente. Però, scusa, puoi ripetere la conversazione del ragno... Esattamente. Sì. Io sono andato a parlamentare con il ragno semplicemente perché ormai era giunto il momento di gettare la maschera sulle lettere. Oh, la gente reagisce sempre in modo strano quando un lupo bussa alla sua porta, quindi è stata un'ottima idea. E gli ho chiesto se ci avrebbe potuto aiutare a risolvere l'intricato mosaico dentro il quale siamo finiti. A modo di aiutare? Lui dice di avere delle informazioni, parecchie informazioni. E dice anche che uno di noi non è chi sembra essere. Beh, e quindi potrebbe essere solo Kakita. Non è detto. Non ne sembra più scoperte, Kakita. Ne abbiamo scoperte. Anche se ma io so chi sono. E ne vi ho sempre detto di essere morto. Ne abbiamo scoperte tante e diverse. Quindi... non lo escludo. Uno dice di noi anche... ha anche una maschera che cambia aspetto. Di certa gente non ci si può proprio fidare. Dice anche di avere delle notizie relative a... alla vicenda del mago del sangue. Sì. E quindi... E questo ci però, interessa. Per avere queste informazioni noi dobbiamo fare qualcosa in cambio. Che è uccidere Akuseki. Esatto. Ma ha parlato del rapporto che ha lui con la Fenice? Lui dice che sostanzialmente ha un rapporto abbastanza equilibrato con il padre di Akuseki e un po' meno equilibrato con il figlio. E non ha dato motivazione, vuole uccidere il figlio e il dice padre... che il figlio sta creando turbamento all'interno della città e che si sta inimicando a maggior parte dei samurai influenti e onorevoli come della città. Come ovunque va Akuseki, ma quella non è una novità. Sì, esatto. Il problema fondamentale è che lui non vuole che questo turbamento avvenga, probabilmente. E come pensa di poi ragionare con il padre dopo che avrà ucciso suo figlio? Ma non vuole che si sappia che lui ha ucciso suo figlio. L'ha detto a te. L'ha detto a me. Ida. Lo so. Quindi vuole che si sappia? No. Non è stupido. Lui e Kakita, Kakita ti dice, però effettivamente ci ha detto che preferisce fatto in fretta che in silenzio. Quello senza dubbio. Secondo me semplicemente è determinato dal fatto che la vittima numero 2 sulla sua lista sono io. La numero 3 è Kakita. Del ragno? Sì. Perché? Perché così elimina le uniche due persone che potrebbero dire che lui è coinvolto. Amici come prima. Il padre di Akuseki non sospetterebbe mai. Ma come fa questo ragno a non sapere che tu la prima cosa che avresti fatto sarebbe andare dal padre di Akuseki e dirgli: ehi, salve Daimyo di questa città? Akuseki dice: beh, in realtà la prima cosa che hanno fatto è venire in locanda. Sarebbero potuti venire a palazzo di mio padre. E vi guarda male. Beh, siamo solo arrivati ieri sera, ci siamo trattenuti una sì, sera. Sì, e quando sono usciti da casa del ragno non sono venuti a palazzo ad avvisare mio padre. Ma perché stavano probabilmente programmando il piano no, per ucciderti. La questione è diversa, è perché il ragno ci ha comunicato che siamo ricercati. E Kakita aggiunge anche un'altra cosa, non ci ha nemmeno detto che tu eri suo figlio. Esatto. E tu non ci hai mai detto di essere il figlio del Daimyo. Come, esatto, pensavo lo sapessero tutti? No. È uguale, faccio finta. Cerco di convincere, io lo sapevo già. Se hai visto il Daimyo, sì. Non lo so. La volpe è confusa da questo, gli sembra un qualcosa che neanche i più stupidi spiriti, quelli là, del Sakaku proverebbero a creare. Sembra un piano completamente pieno di buchi, come probabilmente la tela di un ragno, che è piena di buchi, ma sono fatti apposta. In questo caso non sembra così alla volpe. Non lo so.
potremmo tagliare la testa a Kuseki e mandarla per finta. Sì, ma il ragno ha fatto presente che vuole un lavoro veloce, no? Che gli si debba portare prove o roba. Io portiamo un anello, qualsiasi cosa. Beh, basta far sparire la Kuseki, parlarne con il padre potrebbe fare: oh, mio figlio è morto! Oh mio Dio, come faremo? E Kakita, guardandovi, vi dice: so io che cosa gli possiamo portare. L'anello. La testa di un monno. No, no. I capelli di Akuseki, lui ci tiene tantissimo. Mi sembra un'ottima idea. E Akuseki, con aria preoccupata, è l'ultima cosa di questa puntata perché finisce qui la puntata di Fango il GDR. Grande master. Mentre io lo sto guardando e con lo sguardo di uno mi si dice: staresti bene con i capelli corti. Mamma mia, bellissima. Bello. E quello che avete ascoltato era Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo. E non si capisce come ha scritto una delle voci, ma non capisco perché il ragno vuole uccidere Akuseki. Non lo sappiamo neanche noi, non ha senso. Tutto sarà chiaro se lo scoprite, se no, esatto, non sarà chiaro per niente. Beh, oddio, se mi devi la moglie, poi... Vabbè, sì, ma non ammazzi il figlio del daimyo della città, non fai ammazzare il figlio del daimyo dai compagni del figlio del daimyo. Nella città del daimyo, a palazzo del daimyo. Cazzo. C'è però già ricercati, sì, sicuramente. Però già ricercati come assassini. Sì, ma siamo... i compagni, cioè siamo comunque su Rokugan, non siamo a Quarto Giaro. Ho capito, però già ricercati come assassini uno. Buonasera a tutti quelli che ci ascoltano a Quarto Giaro. Per dire, cioè, è Rokugan. È Rokugan, se c'è un gruppo di guerrieri che hanno combattuto insieme per anni e vanno in giro, ci sarà un legame un po' più forte di: se è scopato mia moglie, uccidilo. Ma non è detto. Dovresti andare a quel punto con le informazioni e andare a prendere quello mirato. Cioè, avrei capito se in tutta questa cosa fosse venuto da me, in privato, da Kitsune. Poteva che non si sa mai. Uno solo di noi. Esatto. Magari io che sono l'ultimo arrivato. Tu che sei arrivato e ti chiamano il demone di sta minchia. Lui ha parlato con due, però. Sì, ma ha parlato con... uno non è neanche un samurai. Esatto. Sì, ma è un monaco, quindi c'ha... No, è un Ronin. Kakita. Beh, cioè, potrebbe so averci, però se fosse uno veramente informato saprebbe, come sanno più o meno tutti, che Kakita il suo unico scopo di vita è rompere i coglioni a Umon. Sì, però noi non sappiamo neanche se lui voglia scatenare il conflitto per prendere definitivamente possesso della città. Cioè, questa cosa noi non la sappiamo, anche perché sì, lui comunque perché la sua forza militare ce quindi, l'ha. Ma quello là ha un senso, potrebbe avertelo detto in modo che tu spifferassi e poi succedono i casini. Però a quel punto poteva fargli arrivare la voce come gli pareva. Ma infatti secondo me lui vuole il fatto di sangue. Sì, ma mi sembra, per essere il ragno, un esperto di informazioni, secondo me se è veramente così il suo piano vuol dire che non è tutto sto grande esperto di informazioni e chissà che aiuto ci può dare. È un gioco basato sul bluff, bisogna andare a vedere le carte. Lo so, però il suo bluff mi sembra un poco coperto, diciamo. Vabbè, vediamo. Quindi forse è un grande bluff, oppure... Quindi rilanciate, ragazzi, rilanciate. Quando un bluff sembra troppo ovvio, o è un o idiota, c'è un altro bluff nascosto dietro, è un idiota. E visto che sei arrivato in quella posizione, è difficile che sia veramente un idiota. Ho detto, uccidiamo Cos'è. A meno che il ragno non sia un titolo che viene passato... Beh, idiota, idiota, perché così lo ammazzano e la vera spia rimane. La cena dei cretini, praticamente. Ok. Il ragno è il prossimo che muore, sostanzialmente. In realtà tra i mercenari prendono uno a caso ogni settimana. Questa settimana tocca a te far ragno, in bocca al lupo. Le presentiamo Xiang. E così fanno i casini, perché lui dice: ah sì, sono io il ragno, ammazzate il figlio del daimyo. E lui tra due ore finisce di essere il ragno. Esatto. E l'altro fa: no, pezzo di merda. Vabbè. E si tirano scemi. Punti esperienza. Oh yeah. Oh yeah. Un punto esperienza per la sezione. Eva. Matite sono lì. Ah, giusto, è vero. Io cerco sempre le scatoline, invece adesso c'è la questa scatola magnetica bellissima. Un punto per ogni elemento importante scoperto sulla storia da voi. Ne contiamo uno di uno che abbiamo scoperto noi e uno che hanno scoperto loro, o sì, due perché abbiamo scoperti un paio insieme in totale? Avete scoperti un paio in totale. Un paio, sì, abbiamo scoperto che... Questo è di gruppo, sì, quindi... Abbiamo scoperto che, vabbè, il ragno vuole morta Kuseki. Hai detto poco. È il fulcro della... No, però questo è un elemento della storia. Questo qua secondo me è il segreto di qualche PNG. Abbiamo scoperto che è morto... È morto Sagashi, il cugino del coso, sì. E in più che voi siete ricercati. Siamo ricercati in tutto questo casino. Okay. Due.
E che Agusei e il daimyo, padre e figlio. Quello è il segreto, quello è un segreto di qualche PNG, perché lui non aveva mai detto a nessuno che era il figlio del daimyo della città, dei ricordi uno, di sto cazzo. Quindi uno per quello. Svantaggi. No. Niente. Io poi mi sa che me lo prendo poi più avanti il compulsivo. Ok. Avete ce l'hai già. Però non ci sto guadagnando più. Uscito, però vabbè. Però non c'è stato già uscito, ma non tanto l'ha messo in pericolo. Non mi ha messo in pericolo. E poi è passata proprio così di sfuggita. È passata fra le righe, non si è capito. Non ha capito neanche loro. No, loro l'hanno capito, secondo me. No, secondo me non l'hanno capito. Meglio così. Più bello. Bueno, io pensavo che prendessi la cosa del taint e per quello se toccavi la statua. Non invece, l'hai toccata. Invece l'ho fatto apposta perché voi sapete che è un segreto oscuro e sapevo che tu avresti pensato che fosse quello. No, e perché me l'hai detto lui l'altra volta. Ma sai, un punto di taint. Ma io l'ho cambiato. E io avevo detto non fare un gran punto di taint perché io vado in giro a spammare J-Strike ad aria. Io l'ho detto lui e poi l'ho cambiato perché l'avevo detto lui. Così hai fatto bene. E poi ho fatto anche la scenata di non voler toccare la statua perché sapevo che lui ci pensavo. No, legami niente. Legami niente, nessuno è morto a causa vostra, però anzi avete risparmiato la vita da Kuseki. Quindi tre punti. Tre punti. Ma non sei perché a Kuseki è pesante. No. E basta. E ma basta 5 però. Punti. Ah, no, tre. Quindi tre. Non avete vinto 7. Un duello. Sette. Ma in tutto 7 quanti in oggi? Tre? Sette. Sette. Tutto sette. Sì. Vi piace come diamo i punti esperienza in La Leggenda di Cinque Anelli? Pubblicherò la cosa anche su fumblegdr.it e se vi interessa applicarlo ad altri sistemi, sappiate che io lo sto testando su Dungeons and Dragons, quinta edizione, con delle domande simili un po' ecco adattate qua al fatto che non è un gioco di intrigo ma è Dungeons and Dragons. Chiaramente non penso che in Dungeons and Dragons ci sia quella non avete ucciso nessuno. E in realtà c'è lo stesso, volendo, quella. Sì. Quella c'è lo stesso. Però c'è anche per ogni mostro, ogni top. No, mostro. Proprio per evitare il Mar de Robo. È un sistema alternativo. Se vuoi il Mar de Robo, va benissimo che usi i PX normali e poi ci aggiungi qualcosa. Però stai facendo un dungeon per dire. Non è il sistema giusto per dare i punti esperienza. Ah, ok, questo. Quindi se fai solo principalmente interpretativo. Questo è per delle campagne interpretative di investigazione, di intrigo a palazzo o che comunque. Beh, potresti metterlo se ha senso il mostro ti dà. Ah, allora, ma se è il boss è previsto il boss. Ah, okay. Però non per tutti i minion che ti danno un punto esperienza, ciascuno certo, perché non valgono nulla. Cioè, se uccidi 6 coboldi. Certo, un sistema di assegnazione da alternare a quello classico città, in relazione al momento della campagna in cui ti trovi. Esatto. Beh, oddio, dipende che ambientazione, se è kobold secondo me vale 10 per un Oni. Vabbè, ma vabbè. Solo se giochi su hard. Koboldi, se nessuno è morto a casa vostra, sono 40 milioni di bits. Perché è impossibile. Esatto, perché è impossibile. Perché non dice... per mano tua, cioè a causa vostra e a causa dei coboldi praticamente non prenderanno PX per le prossime 90 sessioni solo per quello che hanno già fatto in passato. Muore tutto a causa dei coboldi. Perdono livello. E a causa dei coboldi, 2 settimane? 17 maggio, ritorno dei coboldi. Ospite in studio di Daniele Giberti, di cui ricorderete le strip che torneranno presto quando ho il tempo di rimettermi a pubblicarle. Ma tipo da settimana prossima. Se vi piace Fumble e volete sostenerci, potete diventare soci di QWERTY.it, fare una donazione andando su FumbleGDR.it e andando nel footer dove c'è il pulsante dona. Potete condividere il video o il podcast su qualunque piattaforma vi capiti di girare. Anche quelle petrolifere. Anche quelle petrolifere, soprattutto quelle petrolifere, perché una grande compagnia ha tutti gli operai che lavorano sulle piattaforme. E poi non hanno un cazzo ovviamente di con cui distrarsi e possono ascoltare i podcast. Questa è la 267esima puntata di Fumble, quindi hanno di che recuperare. Beh, oddio, se uno lavora lì, secondo me 3 mesi. Non lo so, chiedi mesi a Simone che le stai ascoltando.